Vicino. Mi sentite anche in fondo? Ok. Allora, io sono Tommaso del terzo anno e assieme correggeremo le prime 7 domande di logica. Piccolo appunto prima di iniziare la correzione che è doveroso per logica. È la parte ovviamente più soggettiva. I riferimenti bibliografici sono del tutto inesistenti. Se andate su internet potete però trovare un PDF pubblicato da Universitaly, che è riferito all'anno 2014-2015, ma che come linea guida è comunque valido, e nel quale sono riportate delle tipologie di quesiti di logica che noi poi fedelmente riportiamo nel test, e che se le cose non cambiano dovreste ritrovarvi anche il giorno del test. Quindi, così quantomeno come è stato per gli anni precedenti, le domande che troverete nei quesiti dei testi sono le domande esatte che vi troverete, la tipologia di domande ovviamente esatta, che vi troverete il giorno del test, perché almeno fino all'anno scorso, ribadisco, questo era ciò che veniva previsto nel decreto ministeriale. Tuttavia, siccome è cambiato il gruppo di lavoro che realizza il test ministeriale, non possiamo garantirvi che sarà così anche per questo anno. Allora, ribadisco, i testi sono la parte più soggettiva. Vi ricordo che a decreto il vostro compito è quello di individuare la risposta corretta o la più completa. Questo non fa che aumentare l'ambiguità, ma è ciò che è riportato, parola proprio papale papale, all'interno del decreto. E quindi nel momento in cui trovate un'ambiguità, purtroppo in certi casi vi tocca anche andare a sorte, oppure cercare di entrare nella logica del risolutore, sempre grazie a quel PDF guida al test di medicina di cui vi parlavo, per cercare un po', insomma, di individuare i meccanismi che stanno dietro a questi quesiti. Questa è una delle domande tipiche. Individua tra le seguenti opzioni il messaggio principale del testo appena letto. Come potete vedere, le opzioni A, B, C e D sono tutte vere. Sono tutte riportate nel testo. È vero che l'atropina è un alcaloide, è vero che esiste un antidoto. Però il messaggio principale qui non è riferito a queste singole specificità. Il messaggio principale è fatto da un insieme di caratteristiche, cioè descrive lo stato fisico del gas, come si presenta a livello della temperatura, di temperatura ambiente, descrive brevemente la sua azione a livello del sistema nervoso centrale periferico, descrive possibili antidoti e quindi in questo caso la risposta giusta è la A. Domande? Vai. Sì. Dammi del tu per carità di Dio, ok. No, è la stessa. Se voi anche volete andare proprio diretti, passate per il sito. Se voi digitate potete anche confrontarla appunto con quella proprio, se volete, di Universitaly, ma è la stessa, scrivete PDF guida al test di medicina, vi viene fuori una guida, ribadisco, è aggiornata al 2014-2015 perché sono cambiate un po' di cose, però insomma quella è un aiuto valido. Anche qui, questa è un'altra domanda che è stata posta sempre negli anni passati. Quale delle seguenti frasi, se considerata vera, indebolisce l'argomentazione del brano appena letto? Ora, questo è uno, l'abbiamo messa proprio per indicare cosa intendiamo con ambiguità. Nel senso, il messaggio principale qui cos'è, ovviamente? Il testo è anche relativamente breve. Che questa sostanza, che è il mefedrone, è stata bandita, è stata messa al bando per una serie di episodi di decessi per overdose, a seguito di anche una copertura mediatica importante. Qual è ovviamente il ragionamento dietro all'azione del governo? Sono situazioni ipotetiche,
non hanno una necessaria veridicità storica. E qual è, dicevo, il ragionamento che sta dietro all'azione del governo? Che il mefedrone unito alla sostanza tossica contenuta all'interno dell'alcol, che è l'etanolo, crea una miscela letale che aumenta notevolmente il numero dei decessi tra i giovanissimi in situazioni di interazione sociale. Ora, tra le opzioni, le cinque opzioni, bisogna individuare quella che scredita, potremmo dire, l'azione del governo, cioè quella che servirebbe per indicare che il governo ha fatto una scelta sbagliata. Ora, siccome vi è richiesta questa conoscenza di base di chimica organica, cioè che nell'alcol la sostanza tossica, il principio attivo è l'etanolo, e il testo vi dice che ha un'azione depressiva e invece il mefedrone ha un'azione stimolante, la risposta giusta è la B, perché andrebbe a indebolire il ragionamento per il quale mefedrone più etanolo sono appunto letali, sommano la loro azione tossica. Domande? Vai, prima la ragazza lì, poi passo a te. Scusa? Il fatto che sia venduto in monopolio di Stato in realtà non indebolisce molto. Le sigarette sono vendute in monopolio di Stato. Detto questo, non porta necessariamente a conclusioni sulla sua tossicità. Cioè, non sta scritto da nessuna parte che un modo per contrastare efficacemente, che ne so, per ridurre la diffusione del mefedrone sia il monopolio di Stato. Tu sai che nel 2010 c'era il monopolio di Stato, quindi il mefedrone era venduto legalmente come le sigarette. E poi hanno visto però che ci sono stati questi episodi di morte e hanno deciso di renderlo illegale completamente. Potrebbe ipoteticamente, se vuoi traslarla sulla situazione, ripeto, delle sigarette. Fino adesso sono venduti in monopolio di Stato, quindi sono legali. Se con i progressi della scienza si scoprisse che interagisce in maniera particolare con l'alcol, cioè sostituiamolo completamente al mefedrone, il governo potrebbe decidere di bandire completamente le sigarette. Ma era la stessa domanda. La stessa. Vai. Ma volevo chiedere, non ti ho visto. Scusa un attimo che torno indietro. La vendita di anfetamina è illegale. Mm. Cioè, se già la vendita è illegale, di rendere illegale il mefedrone potrebbe essere. Cioè, nel senso, se sono già illegali le anfetamine? Esatto. Ma è un derivato. È un derivato? Questo è un altro esempio. I testi ma non è che li facciamo con cattiveria. Non sono chiari e sono incredibilmente precisi, cioè, anzi, hai fatto bene a fare questa domanda. Io avrei potuto anche scrivere, non lo so, che il mefedrone è un derivato della cannabis. L'importante è che voi vi riferite alle informazioni non che avete voi, ma che sono esclusive, diciamo, del testo, il più possibile quantomeno. Le anfetamine sono illegali, ma il mefedrone non lo è stato per molto tempo. Un esempio, l'eroina è un oppiaceo illegale, la morfina non è illegale. È venduta in maniera particolare perché per scopi terapeutici, ma non è illegale. Quindi non puoi fare, questo è un esempio per cui non puoi fare il salto, capito? Altro su questa? No, per il ragionamento che ti ho fatto prima. Oh, anche questa, lo ripeto l'ultima volta che poi vi tedio, che tipo di ragionamento è stato usato per giungere alla conclusione finale, è un'altra tipica domanda. Salto subito alla conclusione perché così vi spiego. Scusate. Qui, e questa è una situazione, è un tipo di ragionamento che dovete avere piuttosto cristallino, che dovete avere chiaro perché viene chiesto nel test, è la differenza tra condizione necessaria, condizione sufficiente e condizione necessaria e sufficiente. Perché il materiale con cui si fabbrica il catetere è condizione necessaria e ad esempio non è condizione necessaria e sufficiente?
La condizione necessaria e sufficiente sarebbe una condizione, cioè un requisito, per il quale basta che si verifichi un determinato fatto, che è necessario e sufficiente, e ne deriva una determinata conseguenza, che però non è... Oh, scusate ragazzi. Che però non è il caso nostro. Perché? Perché si venga a formare un biofilm sono necessari due elementi, due condizioni necessarie. La prima è che il substrato sia idrofobico e la seconda, lo sviluppo del biofilm, infine richiede la presenza di un pH favorevole. Quindi è sbagliato la A. Perché? Perché nella pratica clinica, se io ho un catetere ma ho delle condizioni di pH sfavorevoli per la crescita del biofilm, il biofilm non si forma o si forma in tempi lunghissimi che quindi non interessano la salute del paziente. Allo stesso tempo, non si tratta ovviamente di un sillogismo aristotelico e non è neanche condizione sufficiente. Perché? Condizione sufficiente è una situazione nella quale, anche se ci può essere quel determinato fenomeno, cioè potrebbe anche esserci un substrato idrofobico, ma anche se non c'è il substrato, il biofilm si forma lo stesso. No. Il testo qui mi dice che per formarsi il biofilm deve esserci un substrato idrofobico, deve, ovvero... Facendo il ragionamento al contrario, se io vedo un paziente che ha un biofilm, so che quel catetere ha un substrato idrofobico. Se invece fosse condizione sufficiente e basta, io vedo che il paziente ha questo benedetto biofilm, non è detto che il substrato sia idrofobico. Questa è la differenza che trovate descritta in maniera ancora più accademica, ancora più puntuale, su qualsiasi libro di filosofia anche della terza superiore o su internet o su qualsiasi alfa test, per distinguere cos'è una condizione necessaria, cos'è una condizione sufficiente e cos'è una condizione necessaria sufficiente. Domande? Quattro. Se considerata vera, quali delle seguenti affermazioni rende più forte l'argomentazione precedente? È l'opposto della domanda fatta sul mefedrone, per intenderci. Quindi si cerca sempre di individuare qual è il messaggio principale del brano. E in questo caso è quello di cercare di convincere, diciamo, il lettore alla coltivazione di piante europee selvatiche a discapito invece di piante esotiche. Scusate. E quindi questa motivazione rafforza la tesi principale. Là i giardinieri traggono particolare piacere nel coltivare con successo le piante esotiche? No, ovviamente, perché anzi rafforzerebbe la tesi che conviene coltivare le piante esotiche per un piacere personale. Le piante selvatiche europee hanno una fioritura più breve rispetto alle piante esotiche. Insomma, non ci sbilanciamo troppo, non sembra molto positivo. Alcune piante selvatiche europee sono molto costose e difficili da coltivare. Ovviamente questa sarebbe stata la risposta giusta se io vi avessi chiesto qual è, tra le opzioni che vi fornisco, quella che indebolisce l'argomentazione del testo. E parecchi centri di giardinaggio hanno dato un aumento nelle vendite di piante selvatiche europee. Non è un dato sensibile. Anche se aumenta la vendita di qualcosa, non necessariamente non devo acquistarla, vedi le droghe. Allora, quale delle seguenti affermazioni... domande su quel testo precedente? Quale delle seguenti affermazioni è totalmente sostenuta dal brano precedente? Perché? Qui mi viene citato, viene riportato due esempi in cui si ha proprio un comportamento che non è coerente, perché quasi consapevolmente o comunque con una
capaci, diciamo, avendo a disposizione i mezzi per comprendere quali sono le scelte più rischiose e meno, volontariamente scegliamo dei comportamenti più rischiosi e scartiamo comportamenti che sono meno rischiosi o che comportano un rischio equivalente. E quindi la B è quella che calza meglio la richiesta del brano. Domande? Questa avete corretto orsi polari con tigri. Quali delle seguenti affermazioni, se considerata vera, indebolisce quanto sostenuto dal brano? Questa domanda ve l'ha già stata fatta come tipologia, non è un refuso, può succedere tranquillamente in un test di trovare che ci siano più domande uguali, meglio, da un certo punto di vista. Anche qui, qual è ovviamente il messaggio principale del brano? Quello che dal punto di vista psicologico c'è una grossa sofferenza per animali, in questo caso tigri, tenute in cattività. Ora, le tigri sono particolarmente inadatte a vivere in cattività? Rafforza. Le tigri allevate in cattività sono incapaci di sopravvivere in libertà? Potrebbe trarre in inganno, ma non ci fa sbilanciare molto, soprattutto rispetto alla A, che nega palesemente la tesi. La tesi è quella che molte tigri che vivono nel loro habitat naturale, che vivono in cattività, manifestano comportamenti ossessivi, e in questo caso invece sostituisce cattività con habitat naturale, quindi è anche piuttosto immediata. Stessa cosa per le altre. Diciamo che la A vince sul resto, ha una chiarezza piuttosto lampante, quindi è su quella che bisogna puntare. Oh. Allora, questo quesito è da uscire pazzi. Suggerimento candido, strategico, al test, se trovate un quesito così, o nei primi 30 secondi, per una buona dose di fortuna, vi viene la risoluzione in mente, il metodo, o lo saltate. Cioè non esitate, perché ricordatevi una cosa, innanzitutto se voi avete difficoltà su un quesito di questo, ce l'hanno tutti gli altri, e siccome non interessa un punteggio relativo, cioè non interessa fare 100, ma interessa fare anche solo 20, se tanto tutti gli altri hanno fatto meno, saltatelo, perché anche gli altri avevano avuto difficoltà su questo, e perdete una valanga di tempo, e non avete la mente, diciamo, al 100% dell'efficienza, perché venite da un'estate di stress, di studio, e sarete piuttosto agitati data la giornata impegnativa. Non c'è un trucchetto per risolverlo, per questo dico di saltarlo. C'è semplicemente da... Vediamo se... Scusate. Procedere ad esclusione, praticamente. L'unico dato certo è appunto che la bicicletta sta nel mezzo, quindi se abbiamo 7 numeri sta in quarta posizione. Dopodiché il resto è semplicemente andare per esclusione, riportarsi, ragionare un pochino e riportarsi, diciamo, tutte le varie possibilità. Il ragionamento è quello che vi è stata riportata, e cioè si ragiona in questa maniera: la bici è al quarto posto, il taxi, essendo di 3 unità inferiore, sappiamo già che non potrà essere nelle prime 3 posizioni, perché davanti a lui deve esserci le prime 3, intendiamoci, quelle più piccole. Cioè, se noi facciamo i numeri... Vai, scusa, c'è una domanda. Come la definisci unità? Cioè, unità come... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facendo così, cioè un'unità, oppure se volete definirla anche banalmente con delle lettere, solo che vi fa casino con il... perché si chiamano... perché sono delle parole, però unità... consecutive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, queste qui. E quindi negli schemi che vi fate andate appunto per esclusione, non c'è un trucco particolare, come vedete il ragionamento è questo qui. E quindi poi se avete domande, preferisco leggetene un secondo. Adesso vai, facciamo domande pure così. Sì. Allora,
Cosa? No, ridimmelo, scusa, piano, che mi sono perso un secondo. Sì. No, allora, se il taxi è minore, allora, usando come riferimento i numeri, esatto, quindi se tu consideri i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6 e 7, capito? Ok, altre? Scusa un attimo, ho visto prima lui, porta partita. Beh, ragazzi, fate silenzio un attimo perché lo sto seguendo qui e se non mi parla. Ridimi, mongolfiera in posizione? 5. In posizione 5, ok. Ok. L'aereo lo metto in posizione 3. Oddio, l'aereo lo metto in posizione 3. No, hai detto polizia in posizione 1. Ti chiede qual è la seconda posizione. Ok, sì, a posto. Altre? Comunque, vi ripeto, non ci sono trucchi, è solo da fare attenzione, è una grandissima perdita di tempo. E non vi cambia un esercizio essere ammessi o meno. Fidatevi per esperienza, non vi cambieranno 10 esercizi essere ammessi o meno. Quindi giostratevi il tempo davvero al meglio delle vostre possibilità. Fate ambulanza, ok? Domande su questo che so che ha fatto un po'... Anche questo qui, altro quesito abbastanza tipico. Questo invece, diciamo, allenatevi perché capita spesso... Facendo un po' di attenzione qui davvero, perdendoci al massimo 30 secondi, dopo che avete fatto un po' di pratica, quindi non vi demoralizzate se l'avete sbagliato, riuscite, diciamo, a trovare la soluzione giusta. È una questione di giocare sulle doppie negazioni, di farvi un po' di confusione, ma insomma, questo è una tipologia abbastanza sicura che quindi probabilmente vi capiterà. Relativamente semplice rispetto a quello prima, soprattutto per una questione di tempo, e quindi con un buon allenamento, insomma, è un punticino da portare a casa. Anche questo standard. Ragazzi, se ci sono domande, fatele, se no appunto l'invito di Davide, noi non ce la prendiamo assolutamente sul personale, potete fare un break autonomamente. Ok, allora adesso scusate. Ah, questa è saltata. Comunque è 35 minuti. Questo qui, anche se l'avete sbagliato adesso, imparatevi, ragazzi, lì dietro. Ah, c'è. Ok. Questo qui è un metodo piuttosto standard, quindi imparatevelo quasi a memoria, nel senso, come dice ovviamente la correzione, 7 persone in un'ora fanno l'intero del lavoro, in un'ora faranno un settimo del lavoro, giusto? E quindi, facendo un po' di frazioni, si arriva al risultato. Vi illustro un secondo metodo, se volete, che consiste sostanzialmente nel passare solo di unità di misura, non ha nulla di difficile assolutamente, ma sempre partendo dal presupposto che una persona fa un settimo del lavoro, per completare il lavoro ci impiegherà 7 ore. È un altro modo di vederla, giusto? Banalmente 7 ore sono 420 minuti e quindi mi dico, beh, se fare tutto un lavoro per una persona richiede 420 minuti, per 12 persone richiederà 420 minuti diviso 12, che fa appunto 35 minuti.
Quindi scegliete voi il metodo, o appunto questo qui, quindi 7 dodicesimi di ora, oppure vedendo che ci sono, i risultati sono in minuti, passate di unità di misura. Domande su questo? Va bene. Lorenzo? Allora, ciao a tutti, io sono Lorenzo. Aspetta che capisco come funziona sta cosa. No, il rosso. Questo qua. Ok, questo cambia con questo? No, cambio giù. Con questo? Si trova la vetta, cambio giù. Ah, tec. Allora, questa era... buono. Allora, questa domanda qua... beh, per risolverla abbiamo anche una slide, mi pare. E sostanzialmente bisogna fare che al numero di 565 bisogna aggiungere 1 più 2 più 3 più 4 più 5, cioè la differenza che c'è fra i numeri consecutivi superiori ai primi 5. Ok? Quindi facendo 1 più 2 fa 3, più 3 fa 6, più 4 fa 10 e più 5 fa 15. Quindi a 565 dobbiamo aggiungere 15 e la soluzione viene 500. No, aspetta un attimo. 590? Ok, non me l'ero preparata questa in teoria, quindi leggiamo la slide. Allora, necessario risalire il primo numero della sequenza. No, per... no. Ah, vai. C'è stato un piccolo qui pro quo sul numero. Qui semplicemente si fa un giochetto matematico molto semplice, cioè si chiamano il primo numero x, so che sono in sequenza, e quindi è x più 1, x più 2, x più 3, x più 4, x più... e basta, scusate. Questa somma, le prime 5, mi dice che è uguale a 565. Quindi sommo le prime 5 cifre, x più x più 1 più x più 2 più x più 3 più x più 4, e risolvo l'equazione. Scusa, no, sì, no. Sì, sì, sì. È colpa mia se c'è stata l'incertezza, ma mia massima colpa. Finisco le volte meglio. Ah, sì. E quindi, ottenendo l'x, automaticamente ho l'inizio della serie. Vi vedo un po' alcuni spesati, ripeto. Alzi chi vuole che ripeta. Che, andiamo dal testo. Io ho 10 numeri consecutivi, ok? 10 numeri consecutivi qualsiasi, li descrivo come x più x, x più 1, x più 2, x più 3, x più 4, x più 5, x più 6, x più 7, x più 8 e avanti così. Come è riportato qui, guardate. Mi dice... altra informazione, che i primi 5 numeri, se sommati, i primi 5 numeri consecutivi, se sommati, danno 565. E queste informazioni dalla forma letteraria la passo alla forma numerica. I primi 5 numeri cosa sono? X, x più 1, x più 2, x più 3 e x più 4. Li sommo. Banalmente, questa somma deve essere uguale a 565. Ho un'equazione di primo grado. Risolvo per l'incognita x uguale a 111 e a questo punto la mia sequenza teorica diventa una sequenza reale, perché basta che sostituirò alle x 111 e automaticamente, facendo una banale addizione, ho il valore della somma degli ultimi 5 numeri consecutivi. Questo è la mia ufficiale uscita. Ottimo, scusate, ma abbiamo dimostrato che non si può improvvisare una domanda di logica al momento. Quindi, soluzione. Allora, iniziamo con la parte di logica verbale. Questa è una parte in cui, grosso modo, ci troverete 6 quesiti sui 20. Di solito la proporzione sono 6 testi, 8 di logica matematica o logica di ragionamento, non so come volete chiamarla, e 6 di logica verbale, che a mio parere è quella più facile ed è quindi quella su cui dovete puntare di fare dei punti sicuri.
su questa qui c'è poco da avere del talento di ragionamento logico, di comprensione di un testo. Se si fanno tanti esercizi si riesce a fare, quindi puntate su questi perché sono 6 domande che potete fare. Allora, la prima ci chiede di individuare il termine da scartare. Qui semplicemente bisogna trovare cosa lega le opzioni, la relazione logica fra le opzioni, e trovare quella con cui che non c'entra niente. In questo caso la relazione è: ogni parola è o il nome di un colore o contiene il nome di un colore, tranne la P, che è regime. Dimmi. Scusate, silenzio un attimo. Aspetta un attimo che sta facendo... Sì, può aver senso. Allora, l'importante è capire che c'è un ragionamento, insomma, che c'è una relazione fra le cose e che ce n'è una che non serve. Insomma, voi siete qua certamente per non fare un punteggio, cioè non importa il punteggio che fate a questo test, insomma, l'importante è che voi capiate, che noi vi diamo un metodo di ragionamento, che prendete confidenza col test, e che questo poi vi sarà utile durante la prova del 6 settembre. In questo caso sì, poteva essere anche questa, è una cosa magari più banale, però avrebbe senso logico lo stesso, quindi può andare bene anche viola. Ok? C'è qualcun altro che magari ha trovato un altro... Sì? 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 Allora... Beh, allora contate che queste domande le facciamo noi, quindi siccome nessuno di noi è laureato in, non so, una facoltà che ci permette di essere degli esperti di logica, è possibile che ci scappino queste cose, che magari ci possa essere una domanda con più opzioni. Cioè, noi siamo semplicemente dei ragazzi che diciamo, appassionati di logica, che hanno fatto un buon punteggio magari al test di logica e che cercano di aiutarvi, però, insomma... Queste qui, la maggior parte magari partiamo, come diceva prima, non mi ricordo chi, dalla tipologia dei test di Cambridge, per l'accesso alla facoltà di Cambridge, e su quel modello facciamo, però insomma non le copiamo da internet le domande, cerchiamo di fornirvi una cosa un po' originale che comunque vi possa aiutare. Quindi è successo comunque, l'anno che ho fatto io il test, che ci fosse una domanda in cui erano possibili 2 opzioni. In quel caso, dimostrando che logicamente era possibile, non era successo su logica, ma mi pare su biologia, però comunque che c'erano 2 soluzioni, vi danno corrette tutte e 2. Ok? Quell'anno non l'avevano fatto. Quindi da noi magari può succedere più spesso, ma succede anche nei test del ministero, e in questo caso vi avrebbero dato tutte e 2 le risposte giuste. Ok? Bene, passiamo alla prossima. E qui si tratta semplicemente di sapere il significato di queste parole. La soluzione è D, che è l'unica che significa predisposto o insomma incline a fare qualcosa. Il resto è tutto il contrario. Ok, qui non penso ci siano domande. Andiamo avanti. Allora, questa domanda qui è molto simile alla 8 che vi diceva prima Tommaso, e quindi si tratta di giocare sulle doppie negazioni, la regola del meno e del meno più. Quindi una doppia negazione significa affermazione, e qui vi consiglio, se trovate una domanda del genere, di scrivervi sopra alla frase della domanda una frase più semplificata. Quindi per esempio, al posto che è corretto negare che è vero, potete scrivere non è vero che a Longi non è stato arrestato dalla municipale. Quindi viene fuori una doppia negazione che significa affermazione. Quindi la risposta giusta è B. Ok? Andiamo avanti. Ecco, questa magari è un po' più complessa. Però anche in questo caso il principio è lo stesso,
Allora, dovete cercare di ricondurre il testo della domanda a un qualcosa di più semplificato. Cioè, ci sono delle proposizioni logiche che possono verificarsi o non verificarsi, quindi essere o vere o false. E queste proposizioni logiche sono collegate l'una con l'altra, quindi o due implicano un'altra o una implica le altre due in questo caso, ma potrebbe anche essere diverso, quindi una implica un'altra che implica un'altra, insomma le relazioni sono più o meno queste. In questo caso il testo ci dice se A e B, forse anche una slide dopo, eccola qua, se A e B allora C, quindi torniamo indietro. La giornata è soleggiata è A, ventosa è B, quindi se si verificano sia A che B, allora C si può fare windsurf. A, no, B e A, I, no scusate, B e non A, perché c'è vento ma non c'è sole, quindi si verifica solo una delle due condizioni di partenza e quindi non si può avere C. Quindi non C. Adesso si va a vedere quale delle seguenti affermazioni segue la stessa logica del suddetto ragionamento. Quindi dovete fare la stessa cosa con ogni opzione. Allora, l'unica che segue questo tipo di ragionamento è la E, che è la risposta esatta. Perché? Allora, la A lo vedete subito perché si verifica la C, insomma. Cioè, Flavia diventa effettivamente nera e quindi sapete subito che potete scartarla. La C si può scartare perché c'è solo una condizione, quindi non sono due, mentre la B e la D, che magari possono essere un po' più ambigue, sono diverse perché in questo caso il ragionamento è se A, allora B e C. Ok? Non si verifica o B o C e quindi non A. Ma in questo caso è la prima che implica le altre due, non le prime due che implicano la terza. Ok? È una cosa un po'... Sì? Beh, ditemi... Dimmi tu, facciamo prima che hai alzato, ti ho visto per prima. Sì? No, perché è scritta prima... La prima cosa che è scritta... È molto semplice, se trovi la prima cosa è l'affermazione, ok? La prima proposizione, che in questo caso è rimanere in sella alla moto. E poi ci sono le altre due. Quindi tu per avere la prima, che è rimanere in sella alla moto, devi avere sia un buon fisico, fisico scolpito, che un buon equilibrio, ok? Sì. Sei sicura che ti hanno detto questa cosa? No, non è possibile. Che io avete esattamente questa cosa, non penso proprio. No, allora, no, è molto importante l'ordine. Cioè, su questo sì, qui non è come sui testi che magari ci può essere, o come su quella che abbiamo visto prima, che magari ci può essere un po' di ambiguità. Qui, se c'è un ragionamento logico, le proposizioni devono essere nell'ordine corretto, cioè è molto matematica come cosa, deve essere rigorosa. Spero che, cioè questa è la versione definitiva, se io ho detto in passato cose diverse, anche se non mi ricordo, cancella, fai tipo Man in Black. Sì, dimmi. Sì, però sì, capisco, però la cosa dal punto di vista logico importante è che ci sia cioè che una delle due condizioni non sia verificata e quindi non si possa verificare la seconda, perché se fosse la relazione si dice, non so, in logica al liceo si faceva well o at, cioè well è disgiunzione inclusiva, at, no, out, no, no, out, out, sì, il latino ormai è, out è disgiunzione esclusiva. In questo caso la disgiunzione è esclusiva, quindi non basta che una sola delle due condizioni sia verificata, devono essere verificate tutte e due, questa è la cosa dal punto di vista logico corretto.
Ok. Sì, dimmi. Quindi se succede allora va a prendere, se non succede può. La C hai detto? Ma la C ha il problema che c'è solo una condizione. Cioè richiede una buona dose di pratica e basta. Se avessi detto richiede una buona dose di pratica e uno studio approfondito. Lo so, però i testi sono così, c'è poco da fare. Cioè, questa è una tipologia di domande che capita quasi sempre. Cioè, non sono sicuro al 100% che ci sarà il test di settembre, però preparatevi su questa cosa, perché appunto, cioè, non è come si può pensare una cosa che può essere alogica, quindi che avere un senso logico suo, ma deve essere una cosa proprio schematica. Almeno questa è, a mio parere, il modo migliore per risolvere. Se ci sono altre domande, sì, dimmi. L'ordine di importanza è più importante uno schema preciso piuttosto che il senso, sì. Sì, sì, sì. Cioè, è molto importante verificare che ci siano delle proposizioni, poi verifico, una volta che hai capito quante proposizioni ci sono, capisci la relazione che c'è fra queste proposizioni, e poi cerchi di fare la stessa cosa con le opzioni. Ok? Sì, esatto. Cioè, la metodologia di procedimento, insomma, quella è l'importante, insomma. Poi il resto dovrebbe venire da sé. Se ci sono altre domande, se no andiamo avanti. Bene. 6, 7. Ok, proposizioni, queste sono un grande classico che non tramontano mai. Ci sono anche, ce ne sono forse anche di più che al test di medicina, ce ne sono nel test di professioni sanitarie, che magari, cui magari qualcuno di voi è interessato. E qui c'è poco da fare, cioè si trova la relazione fra i termini del... C'è una domanda? Ah, scusami. Aspetta che torno. Dimmi. La B o la D, scusa? Brescia. No, cioè non mi risulta quello che dici tu, perché allora, quello che dicevo io è che prima ci devono essere le due condizioni e poi ci deve essere quello che implica, cioè il fatto che succede. Mentre la B di Bologna ti dice prima il fatto che succede, quindi rimanere in sella alla moto, e poi le due condizioni. Ok? Va bene, spero di essere chiaro definitivamente con questo. Beh, insomma, se avete altre domande, poi io sono qua, insomma, non... Sì? Sì, sarebbe stata giusta pure quella. Ok. Passiamo alla 15. E quindi, qual è la relazione che c'è fra queste due proposizioni? È semplicemente una cosa causa-effetto. Quindi il virus è la causa di qualcosa e Y è la causa dell'incendio, quindi la risposta è... Sì, Y è la causa dell'incendio, quindi X è malattia, Y è un cortocircuito, il resto avrebbe poco senso logico. Se tutto a posto qua, bene. Allora, questa qua, ecco, qui torniamo alla parte più di logica verbale in senso stretto. Quindi tornano, diciamo, qualche ambiguità. Io ne ho viste tante di queste e alcune mi lasciano perplesso tuttora. E secondo me il metodo migliore per risolverle è l'esclusione, ovviamente. Cioè cercare in ognuna delle opzioni, se c'è una dei tre, a volte sono anche due, se vi va meglio, delle tre parole da inserire,
che non ci potrebbe stare o che comunque ci sta peggio di un'altra cosa che c'è su un'altra opzione. In questo caso la risposta giusta è lei. Quindi ciò che la maggior parte delle persone ritiene a proposito degli integratori a base di EPA e DHA è che operino per la riduzione del colesterolo LDL circolante nel sangue. Questo però non è sostenuto da nessuno studio scientifico. Ok. So che potrebbero esserci dei dubbi, però l'importante è, come dice aspetta che vedo se riesco a farlo sta cosa. Se, come dice la domanda, deve avere un senso compiuto e logico. Quindi non è come prima che si parlava di un senso logico in senso stretto, c'erano le proposizioni e dovevi capire se aveva un senso logico. Qui deve avere anche un senso compiuto in, cioè come significato il testo. Quindi non puoi dire che la maggior parte delle persone ignora che gli integratori funzionino e questo sia smentito, perché non avrebbe un senso compiuto. Ok? E questa è la stessa cosa con la C, mentre la D potrebbe magari essere giusta, però l'importante è scegliere quella la più corretta, cioè c'è scritto anche sul documento di cui vi parliamo, cioè vi parlava prima Tommaso. E se voi siete indecisi fra due le opzioni, l'importante è scegliere la più corretta. Quindi in questo caso dire che falliscano per la riduzione del colesterolo è meno efficace di dire che operino per la riduzione del colesterolo, perché ti fa capire che il senso della frase è che molte persone pensano che questi integratori servano per ridurre il colesterolo, ma in realtà questo non è sostenuto. Ok? Avrebbe poco senso che delle persone prendano degli integratori perché queste cose falliscano nel ridurre il colesterolo. Quindi appunto non ha un senso compiuto in questo caso la frase. Ok? Quindi scegliere sempre la più corretta, mi raccomando. Passiamo oltre se non ci sono dubbi. Eccola. La cosa? La C. La C è sempre la stessa cosa. Cioè si parla di senso compiuto, non avrebbe, cioè se tu dici che la maggior parte delle persone disprezza a proposito degli integratori, a parte il fatto che in italiano non ci sta molto bene questa frase, cioè ha meno senso di dire che ci sono delle persone che ci credono, che quindi lo prendono, ma questo non è supportato da degli studi. Dire che invece queste persone non ci credono, molte persone non ci credano che servono, e questo è avvalorato, avrebbe senso da un punto di vista logico, ma da un punto di vista del messaggio della frase è meno efficace. Cioè, capisco che è una cosa un po' ambigua, però è importante che voi riconosciate quello che vi chiede la domanda. Cioè, in questo caso chiede sia un senso compiuto che logico, non è come prima di cui si parlava solo un senso logico. Ok? Vi capisco comunque, sono delle cose un po' bastarde, però ci sono, quindi non possiamo farne a meno di metterle. Allora, torniamo alla parte di logica più matematica. Beh, qui si tratta di fare conti, abbastanza, sono anche magari più facili di quelle prima. E qui c'è un samoiedo che impiega 15 minuti a mangiare 4 bistecche. Qui si chiede quanto ci impiegheranno 4 a mangiare il doppio e la metà, anche in questo caso vuol dire la stessa cosa, quindi una dozzina, che fai il doppio e poi dividi per 2, più 4, quindi vuol dire 16. Se uno ci mette 15 minuti a mangiarne 16, a mangiarne 4, per mangiarne 16, 4 ci metteranno sempre 15 minuti. Ok? Sì? Aspetta. Una doppia di bistecche? No, il doppio. Se? Di 10 bistecche. Di 10 bistecche? Non ti capisco. Come si fa se le 4 bistecche vanno addizionate alla nutrizione intera, alla
ma è la stessa cosa, cioè, voglio dire, se tu il doppio è la metà di una dozzina, fa... Ah, cioè, sì, tu dici che prima aggiungi le fai la metà, poi aggiungi 4 e poi fai il doppio. Ma no, il doppio è la metà di una di una dozzina, è scritto prima. E poi più 4 bistecche, a questo ci devi aggiungere 4 bistecche. Ok? Aspetta, scusate, non vedo... Scusa che non ti sei... Cioè, fate un po' di silenzio, per favore. Sì? Viene... Ah, viene 15 minuti lo stesso. Ah, vabbè, quindi in ogni caso non... Però comunque in ogni caso sarebbe sbagliato a prescindere, perché se è scritto di fare il doppio e la metà e poi aggiungere 4, dovete fare così. Cioè, non ha interpretazione questa cosa. Anche da un punto di vista matematico, cioè si fanno prima le moltiplicazioni e le divisioni e poi le addizioni. Siamo alla 18, qui... Queste magari sono le più noiose, sono solo da fare calcoli. Ve le abbiamo messe anche se non c'è particolarmente da ragionare, sempre perché ci sono e vi fanno perdere tempo magari a volte. Questa magari non sono dei calcoli clamorosi, ma non ci saranno dei calcoli clamorosi al test, almeno posso prendermi questo permesso di dirlo, perché non avete la calcolatrice, quindi non vi possono mettere dei calcoli particolari. Questa è la tabella, insomma, cioè, c'è poco da spiegare. Vi fate i conti, aggiungete a cellulare al prezzo di listino la tariffa di quanto paga al mese, poi il cellulare a rate dovete fare la somma delle rate più l'anticipo e aggiungere anche qui quello che paga al mese, mentre nell'ultimo dovete fare solo l'anticipo più quello che paga al mese. E quindi viene risposta A. Ok, qui come detto c'è poco da ragionare, mettetevi e fate i calcoli, insomma. Allora, la torre di Hogwarts è ottagonale, questo è preso, è un tipo di quesito che è stato fatto mi pare 2 anni fa al test, simile insomma, il ragionamento è lo stesso. Allora abbiamo questo ottagono, c'è uno specchio, ci sono degli oggetti che possono essere riflessi nello specchio, oppure essere messi sui lati alla sinistra e a destra. È importante capire che con oggetti si intendono tutti quelli che vengono elencati, cioè anche se la finestra può sembrare che non sia un oggetto, è un oggetto. Cioè, se si dice oggetti significa qualsiasi cosa elencata precedentemente. Era così anche al test, quindi di questo sono sicuro. In questo caso, quindi, bisogna fare... Beh, fate il disegnino, qui abbiamo fatto un esempio di possibile combinazione, però fatto sta che può essere vera sia la B, cioè almeno un oggetto sui muri a sinistra o davanti allo specchio, sia la D, cioè i lati adiacenti alla finestra e a quello di fronte alla finestra possono essere vuoti. È importante in questo caso fare attenzione al possono, perché se non ci fosse stato questo possono essere, e ci fosse stato sono vuoti, allora l'affermazione non può essere più sicuramente vera, perché ci può essere una combinazione, adesso non ve l'abbiamo messa fra le opzioni, però ci può essere, insomma, se vi fate il disegnino si può fare, che smentisce questa cosa. E quindi, se ci fosse stato sono vuoti, la soluzione sarebbe stata B, quindi solo B, ma in questo caso, siccome c'è il possono, la soluzione è E. Ok? Cosa? Ah, sì, adesso ve lo metto. Quindi vi disegnate lo specchio. C'è qualcuno che fa qualche domanda? Davanti si intende... no, in questo caso i lati sono quelli a sinistra, quindi questi 3 lati qua, e questi... No, questo a destra, vabbè. A sinistra, quindi questi 3 lati qua, e a destra, quindi questi 3 lati qua, e davanti è solo questo, ok? Quindi quello che viene riflesso. Lo sai per forza perché sono 3 oggetti, c'è la finestra, il busto e il trofeo di caccia, quindi sono 5 lati, per forza uno deve essere davanti. Sì? Ma questo modo può essere riflesso sullo specchio?
Il busto di Morgagni, sì. Cos'è che ha? Non può essere riflesso. Sì. Perché? Sì, quindi dove lo metti, scusa Morgani? Ti faccio un esempio veloce, un disegnino che ti fa un'opzione di come potrebbe essere. Te lo faccio vedere. Mettiamo la caccia, quindi il trofeo di caccia, e qui mettiamo Morgagni. Vabbè, siamo Morgagni, avete capito. In questo caso non è riflessa perché viene riflessa solo a essere di fronte. È quello che dicevo prima. No, non è così. Perché il testo parla di lati a lato dello specchio e un lato di fronte. Questo è l'unico che viene riflesso. So che magari potrebbe essere che da qua uno vede, però cioè, non è così. Se tu, cioè, viene riflesso solo il lato di fronte. Ok? Sì, dimmi. La C, aspetta che la guardo. Il trofeo di caccia è riflesso nello specchio perché non è sicuramente vero che è riflesso nello specchio. Cioè, come vedi là è a lato e quindi non è riflesso. Ok? Tutto a posto? Andiamo avanti. Raffaele lavora 2 giorni a settimana, settimana alterna e lavora anche un terzo giorno. Quanti giorni lavora al massimo Raffaele in un mese? In questo caso, per trovare il massimo possibile, si calcola un giorno di 31 giorni. Si fa partire la prima settimana con una settimana in cui lavora 3 giorni, quindi la prima e la terza lavora 3 giorni, la seconda e la quarta ne lavora 2, fa 10. E poi la quinta settimana, che inizia il 28° giorno e che comprende 29, 30 e 31, li lavora tutti e 3. Questa è l'opzione in cui fa il massimo e quindi sarà 13. Ok, con questa è finita la parte di logica, facciamo velocemente cultura generale. Sì, scusa. No, cioè tu devi contare in un mese contando tutti i mesi dell'anno e devi contare il caso in cui al massimo possibile, quindi devi fare proprio la situazione estrema. Ok, è una cosa ipotetica, quindi non c'è una cosa standard. Beh, se consideri un mese di 30 viene 12 al massimo, quindi non è l'opzione massimo. Tu devi considerare il massimo di giorni che può avere un mese, il massimo di giorni, cioè che lui lavori tutti i primi 3 giorni della settimana e che lavori a settimane alterne in cui inizia la prima settimana facendo 3 giorni. Questa è la situazione estrema in cui può fare 13 giorni, se in tutti gli altri casi ne fa di meno. Ok? E come dicevo, questa cultura generale o lo sapete o non lo sapete, quindi se lo fate subito, insomma, prendete anche poco tempo. Non cercate di sparare se avete idee, avete sentito magari cose, perché rischiate solo di perdere punti. E mi sento di dire anche qua che magari ci sono degli argomenti un po' più gettonati che magari possono riguardare l'attualità. In questo caso vi abbiamo messo l'Unione Europea, appunto, per questioni di attualità, e la risposta è B, Francoforte, la Banca Centrale Europea, oppure il mondo islamico,
insomma, qui abbiamo messo gli Hezbollah, che sono un partito politico sciita libanese, sempre per questioni di attualità. Ok, però sì, insomma, non perdete tempo a studiarvi cultura generale, perché ovviamente sono due domande, possono chiedervi qualsiasi cosa e non ha senso, insomma. Bene, passiamo a biologia. Bene, ciao a tutti, io sono Brenno e oggi vi correggo le domande di biologia. Come le avete trovate? Facili, difficili? Alcune non erano banali, quindi direi di iniziare subito. Scusate. Ok, allora, la prima domanda chiedeva di indicare la risposta corretta sull'RNA ribosomiale. Giusto per farvi una veloce ricapitolazione, voi sapete che l'RNA di fatto è uno dei due tipi di acidi nucleici assieme al DNA e in realtà è anche quello più abbondante, perché il DNA alla fine è contenuto solo nel nucleo e una piccola parte dei mitocondri costituisce più o meno l'1% di tutte le molecole biologiche delle cellule. E mentre l'RNA, essendo anche presente in molte tipologie diverse, rappresenta circa il 6%. E, come dicevo, è presente in varie forme, diciamo. C'è per esempio l'RNA messaggero, che è quello con cui vengono compiuti i processi con cui dal DNA passiamo alle varie proteine. E poi ci sono molti altri RNA non codificanti, tra cui c'è ad esempio l'RNA ribosomiale, che fa parte appunto degli RNA che insieme ad altre proteine vanno a costituire i ribosomi. Di fatto i ribosomi sono un esempio di quelli che forse avete sentito parlare, sono i ribozimi, cioè alcuni RNA che in realtà hanno una funzione catalitica, perché di fatto nei ribosomi svolgono la funzione di traduzione appunto dall'RNA messaggero alle proteine, quindi appunto questo cambio di messaggio. Quindi detto questo, delle varie risposte, ovviamente stiamo parlando di sintesi proteica, quindi non di trascrizione. Ah, vi dico subito anche che la E, nessuna delle precedenti, non è giusta, quindi è sicuramente una delle quattro. E dicevo, coinvolto nella trascrizione? No, perché abbiamo detto siamo nella sintesi proteica. Non è una piccola percentuale dell'RNA totale, perché anzi è la tipologia più abbondante, quella dell'RNA ribosomiale, perché di fatto viene sintetizzato in grande quantità, perché serve per i ribosomi appunto per fare la sintesi proteica. Se c'è molta necessità di una proteina, allora servono anche molti ribosomi per appunto compiere la sintesi proteica. E svolge le sue funzioni ovviamente nel citoplasma, perché invece di fatto, quindi a questo punto siamo alla risposta giusta, che è la D, viene sintetizzato nel nucleolo. Infatti appunto l'RNA ribosomiale viene sintetizzato nel nucleolo, lì viene assemblato con delle proteine che in realtà sono sintetizzate nel citoplasma e poi vengono importate nel nucleolo. Qui avviene l'assemblaggio dei ribosomi, che poi vengono esportati dal nucleo e nel citoplasma vanno a svolgere la loro funzione. In realtà poi i ribosomi principalmente svolgono, e quindi anche l'RNA ribosomiale, svolgono la loro funzione nel citoplasma. Alcuni possono essere associati al reticolo endoplasmatico rugoso, che infatti presenta molti ribosomi alla membrana plasmatica nel versante rivolto verso il citoplasma. Ci sono anche dei ribosomi anche nei mitocondri, soprattutto per sintetizzare le proteine indispensabili ai mitocondri. Domande? Bene. Allora andiamo avanti con la domanda successiva, che parlava di modificazione enzimatica di un'adenina in un'inosina. Ora, qua
anche qua vi dico subito che la E non è giusta, quindi è sicuramente una delle quattro. Però ora vi chiedo solo quanti di voi hanno mai sentito parlare dell'inosina. Beh dai, qualcuno sì. Allora, abbiamo preparato una slide qui per mostrarvi appunto cos'è l'inosina. Di fatto, come vedete, è una molecola molto simile all'adenosina. Di fatto parlare di adenosina o inosina è la stessa cosa. Vedete che c'è la base azotata e lo zucchero ribosio, a cui poi possono essere legati i gruppi fosfato. Di fatto l'inosina si ottiene dall'adenosina per deamminazione, perché come vedete il gruppo amminico sopra viene rimosso e al suo posto viene un gruppo chetonico. Questa è una reazione, normalmente avviene nel senso opposto per sintetizzare l'adenosina, con cui poi si ottiene adenosina monofosfato, difosfato, trifosfato e quindi AMP, ADP, ATP, eccetera. Può avvenire però che, ed è anche abbastanza comune, che l'adenosina venga deamminata e quindi diventi inosina. Questo avviene abbastanza tipicamente, soprattutto per esempio nel tRNA, perché di fatto l'inosina è ovviamente una base azotata, come vedete, non convenzionale, e può prendere il posto, per esempio, dell'adenosina, perché di fatto è in grado di legarsi poi sia con l'adenina che con la guanina che con l'uracile, ed è alla base di un processo particolare che è detto vacillamento wobble, per cui di fatto l'appaiamento tra l'anticodone del tRNA e il codone dell'RNA messaggero nell'ultima base azotata può variare, quindi di fatto c'è l'inosina che può legare adenina, guanina o uracile, e per questo vedrete che di fatto abbiamo molti meno tRNA rispetto a quelli che servirebbero secondo il codice genetico. Comunque, arrivando appunto alle nostre risposte, di fatto questo avviene anche per di fatto un processo di editing, quindi la risposta è la A. Può avvenire anche come mutazione in realtà, però attenzione, questa è una cosa comune che potete trovare nei test, il sicuramente. Quando voi vedete una cosa che vi dice sicuramente, assolutamente, così, diffidate sempre, perché è vero, può avvenire come mutazione puntiforme, ma non è detto che sia frutto di una mutazione puntiforme. Infatti, come vi ho detto, è un processo che può avvenire comunemente nel caso del tRNA. Con lo splicing alternativo non c'entra niente. E per quanto riguarda il blocco della traduzione, in realtà questo sapete che avviene solo con tre codoni, che sono i codoni di stop. Ok. Allora, la prossima domanda chiede di individuare la formazione corretta sulla telomerasi. Ecco, l'enzima telomerasi di fatto è un enzima particolare che fa parte delle polimerasi e in particolare agisce come una trascrittasi inversa. Anche di questo abbiamo una slide che mostra appunto come agisce. Questa agisce durante il processo di replicazione, in particolare agisce in quello che chiamiamo lagging strand, oppure filamento ritardato. Quando il DNA la doppia elica viene aperta, abbiamo sempre un filamento veloce, che è quello che espone l'estremità 5', e quindi di fatto voi sapete che ogni polimerasi agisce in direzione 5', 3'. E quindi esponendo appunto l'estremità 5', può agire rapidamente. Invece nel caso del, come vediamo a destra, in cui abbiamo il filamento blu, che è il filamento parentale, quello della doppia elica aperta, che è quello ritardato, che espone l'estremità 3', in questo caso noi abbiamo sempre bisogno di un innesco, che sono i frammenti di Okazaki. Il problema è che quando andiamo a sintetizzare il nuovo filamento, una volta che abbiamo sintetizzato i vari frammenti, vengono anche rimossi gli inneschi,
e in particolare l'innesco nell'estremità terminale, nel telomero, viene rimosso. Quindi di fatto se non agisse telomerasi si produrrebbe un filamento nuovo più corto. E questo poi ha un significato patologico perché porta anche alla riduzione di lunghezza dei cromosomi e quindi causa un'insenescenza delle cellule. Quindi appunto agisce questo enzima telomerasi che, come vedete, contiene all'interno uno stampo di RNA. Questo si lega di fatto come stampo, come innesco, oltre l'estremità 3' del filamento ritardato, e in questo modo agisce come trascrittasi inversa, quindi usando quello stampo di RNA per allungare il filamento parentale. In questo modo poi lo stampo di RNA viene rimosso e quindi poi può agire appunto come DNA polimerasi e quindi produce insomma l'ultimo filamento, producendo così l'estremità appunto che è detta telomero. Quindi, arrivando alle risposte, non allunga il filamento in direzione 3'-5', perché essendo una polimerasi agisce in direzione 5'-3'. Interviene nel processo di traduzione? No, l'abbiamo visto che è nella replicazione. È costituita effettivamente da diverse subunità proteiche, però non è vero che non presenta nessun filamento di RNA, perché contiene quell'innesco RNA, e il ciclo di allungamento si può ripetere, quindi alla fine la risposta giusta è la C, perché, come vi ho detto, agisce sul filamento parentale, specificamente quello ritardato. Ci sono domande? No? Parliamo ora invece di telofase. Quale di questi processi non accade nella telofase? Io immagino che abbiate presente ciò che avviene durante la divisione cellulare, e in particolare, ecco, qua abbiamo una slide che vi riepiloga. Vedete che di fatto nella mitosi, che rappresenta la vera e propria divisione nucleare, l'ultima fase è quella della telofase. Vedete che di fatto va a dissolversi il fuso mitotico, abbiamo già i cromatidi fratelli migrati ai poli e inizia a formarsi la membrana nucleare intorno a ciascuno dei due poli, perché vanno a riformare i due nuclei, e i cromatidi iniziano anche a despiralizzarsi, perché tornano, la cromatina che li costituisce torna ad essere in uno stato despiralizzato, e così si conclude la divisione nucleare. Parallelamente invece iniziano i processi che poi porteranno alla citodiesi o citochinesi, che è appunto la divisione citoplasmatica. Quindi scompaiono i microtubuli nel cinetocore, si formano i nuclei nelle cellule figlie, e si forma l'involucro nucleare intorno ai singoli cromosomi, si decondensa la cromatina. L'unica cosa che non avviene è l'allineamento dei cromosomi sul piano equatoriale, perché quello avviene invece in metafase. Non credo abbiate grossi dubbi, comunque in caso siamo qui. Ecco, questa è un po' più complessa, perché vi chiede da cosa è costituito il fuso mitotico. Ora, forse l'ho accennato prima che il fuso mitotico è costituito da una serie di microtubuli. Sono una delle tre componenti del citoscheletro, quindi di quell'apparecchio di filamenti, diciamo, che costituisce l'impalcatura della cellula. In particolare abbiamo appunto microtubuli, microfilamenti, che di fatto sono filamenti di actina, e filamenti intermedi. Ora, nel fuso mitotico esistono alcuni microtubuli che si connettono direttamente ai cromosomi attraverso il cinetocore, che è un complesso proteico presente nel centrosoma, quindi presente appunto nella regione centrale del cromosoma stesso.
e abbiamo invece altri che non si connettono ma che serviranno poi nella citochinesi. Detto questo, comunque i microtubuli, accertato ovviamente che sono microtubuli, resta da capire da cosa sono formati. Ora, questo per la precisione vi verrà spiegato comunque nel corso appunto degli studi, quando entrerete a medicina comunque, o ad altre facoltà sanitarie. Comunque, vi poteva aiutare il fatto che microtubuli possono essere formati dalla tubulina. Le altre molecole, come dicevo, vi verranno spiegate più nel dettaglio. Vi accenno solo che nestina, vimentina sono dei filamenti intermedi, fanno parte appunto dei filamenti intermedi. La sinaptogamina la si ritrova nel sistema nervoso a livello delle sinapsi, e invece l'alfa-actinina è una proteina particolare che si coordina ai microfilamenti e quindi ai filamenti di actina. Andiamo avanti con la domanda successiva sulla profase 1 meiotica. Io vado direttamente alla risposta stavolta, perché probabilmente alcuni di voi conosceranno già. È giusta la A. Probabilmente qualcuno lo saprà, ma c'è anche una, come dire, filastrocca per ricordarselo, per cui si dice le zie parlano di diamanti, perché di fatto riporta le due o tre lettere iniziali di ogni fase. Ecco, avete anche questa slide. Di fatto, siccome la profase della prima divisione meiotica è la fase più lunga e più complessa, in cui avvengono molti più processi, perché avvengono i processi per esempio di crossing over e in genere comunque dei processi di ricombinazione genetica. E quindi la si divide comunemente in queste cinque fasi che trovate descritte, e in cui di fatto vedete nell'eptotene inizia la spiralizzazione dei cromosomi, e quindi di fatto i cromosomi la cromatina, scusate, viene radunata nei cromosomi, e nello zigotene si sono formati tutti i cromosomi e iniziano a formarsi le cosiddette tetradi o bivalenti, in cui di fatto abbiamo i cromosomi omologhi sovrapposti tra di loro. Nel pachitene diventano più corti e più spessi, sono strettamente avvicinati, e soprattutto nel pachitene possono avvenire quei processi di ricombinazione sitospecifica che fanno parte del crossing over. Anche questo vi verrà spiegato più nel dettaglio se appunto deciderete di fare di seguire una facoltà sanitaria. E poi nel diplotene si disgrega il complesso, qua viene chiamato sinaptimenale, di fatto è il complesso che si forma tra una tetrade, quindi due cromosomi omologhi, e una serie di proteine che intervengono nei processi di ricombinazione. E infine nella diacinesi avviene un parziale allontanamento dei cromosomi, perché di fatto nelle fasi precedenti i cromosomi erano strettamente associati lungo tutta la lunghezza dei loro bracci. Nella diacinesi si separano, restano solo uniti a livello del centrosoma, appunto, dove abbiamo i cinetocori, perché di fatto poi avverrà la separazione dei cromosomi omologhi. Ok, se non ci sono domande, vado avanti con la domanda successiva, che chiede in quale di questi organelli può essere immagazzinato il calcio. Allora, nel polo nucleare non viene immagazzinato calcio, perché di fatto è semplicemente un complesso che si trova nella membrana plasmatica, nell'involucro nucleare, volevo dire, e che serve di fatto come poro, come dice lo stesso nome, in modo da permettere il passaggio regolato di sostanze all'interno o all'esterno del nucleo. Nel mitocondrio invece avviene
la conservazione di calcio, diciamo che il mitocondrio è un organello in cui può essere depositato il calcio. Non è il principale, vedremo fra poco qual è il principale. Nel vacuolo, attenzione, ci sono molti ioni, tra cui anche il calcio, però non è esattamente un organello in cui viene immagazzinato il calcio, viene solo conservato il calcio, può essere, cioè può trovarsi nei vacuoli, ma soprattutto nelle cellule vegetali, ma non costituisce un organello di immagazzinamento. Mentre il principale organello, e così arrivo, il principale organello di immagazzinamento del calcio è il reticolo endoplasmatico liscio. Infatti possiede anche molti canali per il calcio. L'apparato di Golgi invece è dedicato soprattutto allo smistamento delle proteine che arrivano, alla loro modificazione, perché possono essere glicosilate, e da qui vengono destinate, soprattutto attraverso il trasporto vescicolare, a varie destinazioni, quindi allo stesso reticolo endoplasmatico, oppure possono diventare proteine di membrana, oppure possono essere anche rilasciate per esocitosi, possono avere insomma molte destinazioni. Quindi alla fine le risposte esatte sono la 2 e la 5, e quindi è la B. Sì? Perché di fatto, io ti ho detto prima che non è che venga immagazzinato, il vacuolo può contenere del calcio, ma non è con funzione strettamente, diciamo, di deposito. In questo caso intendevamo proprio quali organelli di fatto immagazzinano il calcio per loro funzione, diciamo. Ok, se non ci sono altre domande, procedo con la domanda 30 sul proteasoma. Anche qui, quanti di voi hanno sentito parlare del proteasoma? Beh, più di quanti mi aspettassi. E ecco qua, qui avete una rappresentazione di come è fatto il proteasoma. Di fatto, come vedete, possiede un core, che è quell'insieme di palline bianche, di dimensione 20S, di fatto è costituito da 4 anelli che sono costituiti da 7 subunità alfa e 7 beta e che di fatto costituiscono il core, quindi il nucleo in cui avviene l'attività proteolitica, perché come vedrete il proteasoma è uno di quei sistemi con cui una proteina può essere degradata e scissa nei suoi amminoacidi. Di solito una proteina poi, per essere riconosciuta dal proteasoma, viene ubiquitinata, infatti si chiama la via dell'ubiquitina proteasoma. A questo vengono associati quei due anelli rossi che vedete, che sono ulteriori complessi di riconoscimento con cui di fatto si compone il proteasoma vero e proprio, che è il proteasoma 26S, in cui di fatto gli anelli costituiscono una regione di riconoscimento per le proteine ubiquitinate e ne catalizzano una prima idrolisi. Questo poi spinge le proteine all'interno del core, quel proteasoma 20S che vedete, in cui avviene la vera e propria attività proteolitica. Quindi, venendo alle risposte, il ruolo del proteasoma fondamentalmente è di degradare le proteine vecchie o danneggiate, quindi la risposta A. Non è correlato alle altre funzioni che vi sono proposte. Bene, arriviamo quindi a retrotrasposoni. Probabilmente qualcuno di voi avrà sentito parlare dei trasposoni. Di fatto i trasposoni e retrotrasposoni fanno parte della stessa famiglia, perché sono elementi genetici mobili, quindi sono dei frammenti, diciamo, di DNA, delle sequenze di DNA che possono essere spostate all'interno del genoma. E per questo vengono chiamati elementi genetici mobili. La differenza è che i trasposoni sono degli elementi di DNA che vengono spostati come DNA, mentre i retrotrasposoni
vengono spostati attraverso un intermedio RNA. In pratica il loro processo si basa su un enzima, di fatto RNA polimerasi, che sintetizza un intermedio RNA. Questo intermedio viene spostato, viene poi retrotrascritto da una trascrittasi inversa, che quindi riforma, diciamo, il frammento a DNA, che poi viene integrato in un punto di una posizione diversa del genoma attraverso uno specifico enzima che è detto integrasi. Di fatto, essendo una tipologia di trasposone che utilizza l'RNA come intermedio, viene usato anche da alcuni retrovirus e può essere diviso tra retroposoni o retrotrasposoni virali e non virali. E alcuni dei retroposoni virali, fra l'altro, contengono delle sequenze che trascrivono per la trascrittasi inversa. Infatti, alcuni di questi retroposoni o retrotrasposoni vengono convertiti, diciamo, nell'intermedio RNA attraverso delle trascrittasi inverse che possono essere codificate da un altro retrotrasposone, che di solito è di tipo virale. E, ok, mi pare di aver detto tutto, quindi alla fine l'affermazione, ecco qua, avevamo anche qui una slide che vi mostra. Come vedete, esistono varie classi di trasposoni. Di fatto l'unica affermazione che non ho citato perché è errata è la C. Perché il processo di copy and paste, che vuol dire appunto copia e incolla, insieme ad un altro processo che è il cut and paste, taglia e incolla, viene utilizzato dai trasposoni. Perché in questo caso semplicemente loro si spostano come DNA. La differenza tra copy and paste e cut and paste è che nel copy and paste interviene una DNA polimerasi, perché in quel caso viene copiato il frammento di DNA che poi viene traslocato nella nuova destinazione e integrato attraverso l'integrasi. Nel cut and paste invece non interviene la DNA polimerasi, perché questo viene tagliato, il frammento viene tagliato via da un enzima che è una trasposasi, viene portato nel sito di destinazione e qui integrato. Ok, detto questo, arriviamo a questa domanda sulle piastre metafasiche, con cui di fatto è un esperimento, quello della piastra metafasica, con cui da una cellula che sta andando incontro ad una divisione mitotica, quando questa si trova in metafase, quindi è il momento migliore per osservare i cromosomi, perché sono tutti allineati al centro della cellula, di fatto si va a fissare la cellula e quindi la si blocca nello stadio in cui si trova e le si somministra una particolare sostanza che è la colchicina, in grado di disgregare quei microtubuli che costituiscono il fuso mitotico di cui parlavamo prima. Ovviamente nella cellula durante la mitosi abbiamo solo di fatto il fuso mitotico e i centrioli ad esso associato e i cromosomi allineati nella piastra metafasica. Se io vado a rimuovere il fuso mitotico mi rimangono solo i cromosomi. A quel punto, con delle apposite tecniche di colorazione, io posso evidenziare quanti cromosomi ci sono, verificare quindi anche eventuali anomalie, per esempio monosomie, trisomie, oppure delezione di qualche cromosoma. Comunque è una tecnica con cui si può verificare quello che viene chiamato cariotipo. Ora, si dice, tra queste piastre metafasiche, una presenta un unico cromosoma sessuale, e questo è di tipo Y. Quindi di fatto l'individuo si presenta come un Y0. Ora, con un Y0, io purtroppo ho una monosomia eterosomica, quindi che coinvolge i cromosomi sessuali, che non è compatibile con la vita, perché il cromosoma X presenta moltissimi geni, che codificano ovviamente per caratteri fenotipici,
Per cui senza il cromosoma X io non posso avere la vita, mentre col cromosoma Y ho molti meno geni. Sì? Io ho fatto questo ragionamento. Però allora mi sono detto, se l'individuo esiste, allora ho pensato come errore, perché diciamo che non è che l'individuo non esista, ma magari c'è, ma è morto. Sì, là in fondo. Facendo questa domanda, di fatto ho specificato un unico cromosoma sessuale, quindi non due, ce n'è solo uno ed è di tipo Y. Quindi di fatto io non posso avere un X. E quindi avendo solo un Y, di fatto è una monosomia che... è una monosomia che non è compatibile con la vita per i motivi che vi spiegavo prima. Giusto per ricordarvi le altre due sindromi che sono citate, la sindrome di Turner si presenta con un X0, quindi è una monosomia, sempre eterosomica, ma stavolta è compatibile perché il cromosoma X comunque presenta la maggior parte dei geni che esprimono caratteri legati al sesso e quindi è compatibile con la vita, mentre l'Y ne presenta molti di meno e quindi non è compatibile con la vita, perché molti caratteri non verrebbero espressi. Per quanto riguarda la Klinefelter, è un XXY, quindi abbiamo una trisomia in cui abbiamo due cromosomi X e un Y, quindi di fatto l'individuo sarà fenotipicamente maschio, ma avrà alcune caratteristiche diciamo femminili sovraespresse. Ok, se non ci sono altre domande procedo. Questo vi domanda cosa succede ad un eritrocita posto in soluzione ipotonica. Ora questo diciamo è uno degli argomenti che vengono fatti quando si parla di fisica applicata alla biologia o biofisica e ha a che fare con la pressione osmotica. E in effetti il globulo rosso, noi parliamo di eritrociti e quindi di globuli rossi, è uno degli indicatori dei cosiddetti osmometri che vengono utilizzati per verificare appunto la pressione osmotica. Come vedete da questa immagine, se noi poniamo una soluzione di, cioè una degli eritrociti, dei globuli rossi, in una soluzione, possiamo avere un comportamento diverso a seconda della concentrazione di questa soluzione. In particolare, quando si parla anche per esempio di soluzione fisiologica, si sta parlando di fatto di una soluzione che può essere somministrata e che viene detta fisiologica perché ha la stessa concentrazione del plasma sanguigno. E quindi è, come si dice qua, una soluzione isotonica. Questo di fatto porta il globulo rosso ad avere una forma tipica biconcava, perché di fatto le pressioni osmotiche si equivalgono sia all'interno del globulo rosso sia all'esterno. Se invece abbiamo una concentrazione della soluzione in cui è immerso questo globulo rosso diversa, avremo dei cambiamenti. In particolare, se il globulo rosso è posto in una soluzione ipertonica, cioè a maggiore concentrazione, questo vuol dire che la concentrazione all'esterno è maggiore di quella all'interno del globulo rosso, ma questo vuol dire anche che la soluzione in cui è immerso il globulo rosso, essendo più concentrata, è anche meno diluita. Quindi vuol dire che c'è più acqua nel globulo rosso, la quale tenderà a fluire all'esterno per diluire la concentrazione, e questo porterà quindi ad una notevole riduzione di acqua all'interno del globulo rosso che porta ad un raggrinzimento del globulo rosso stesso. Viceversa, invece, quando è posto in una soluzione ipotonica, cioè meno concentrata, vuol dire che la concentrazione in cui è posto ha una minore concentrazione ed è invece più diluita, quindi c'è più acqua all'esterno. Per equiparare la pressione osmotica, l'acqua tenderà invece a fluire all'interno del globulo rosso e porterà ad un rigonfiamento dello stesso. Il rigonfiamento continua e in particolare se la soluzione è molto ipotonica, il globulo rosso può scoppiare.
E questo di fatto avviene tipicamente negli eritrociti, può avvenire con qualunque tipo di cellula, e in particolare nelle cellule animali, in caso di una soluzione molto ipotonica, porta allo scoppio della cellula stessa. Invece, nel caso delle cellule vegetali, avendo una parete cellulare che è molto più rigida e che di fatto costituisce un contenimento per la membrana plasmatica, di fatto la cellula non arriva a scoppiare, ma semplicemente aumenta notevolmente di volume. Quindi, arrivando alla nostra risposta, avete capito che la risposta è la E, cioè va incontro all'ISI, o in altri termini scoppia. Bene, siamo dunque alla penultima domanda per quanto riguarda la mia parte, e si parla anche in questo caso di meiosi 1, quindi della prima divisione meiotica, in cui viene chiesto, in questo caso, cosa contengono le due cellule originate. Vi accennavo prima che nella prima divisione meiotica è la cosiddetta meiosi riduzionale, perché di fatto noi eravamo rimasti alla profase, al termine della profase 1, in cui avevamo le nostre coppie di cromosomi unite solo nel cinetocore. Di fatto poi il processo che avviene è che i microtubuli da una parte e dall'altra contattano il cinetocore, anzi contattano meglio i due cinetocori, perché uno è associato ad un cromosoma, l'altro è associato all'altro, di fatto sono uniti tra di loro ma da parti opposte. Quindi al termine della meiosi 1 i due cromosomi omologhi vengono separati. A questo punto noi abbiamo, una volta che è terminata la meiosi 1, abbiamo due cellule. Ciascuna contiene 23 coppie di cromosomi che sono costituiti da due cromatidi. Quindi, più nello specifico, la risposta corretta è la A, 23 coppie di cromatidi. Perché di fatto ogni coppia è costituita da cromatidi fratelli. E siccome io partivo da 46 cromosomi, che però sono cromosomi omologhi, quindi sono di fatto 23 coppie di cromosomi omologhi. Questi poi li vado a separare in meiosi 1, e quindi ogni cellula avrà 23 cromosomi, meglio, che ciascuno contiene due cromatidi fratelli, quindi avrò 23 coppie di cromatidi fratelli, che poi nella meiosi 2 verranno separati. Infatti la meiosi 2 di fatto è analoga alla mitosi, perché vengono separati i cromatidi fratelli, e il risultato alla fine è che da ogni cellula ottengo altre due cellule che contengono 23 cromatidi fratelli, ovvero i cromosomi, che poi verranno despiralizzati. Quindi il risultato finale della meiosi è che ottengo 4 cellule con 23 cromatidi. Siamo quindi all'ultima domanda. Quindi, quali sono le differenze tra apoptosi e necrosi? Probabilmente avrete sentito parlare di entrambi i termini. Di fatto sono entrambi meccanismi di morte cellulare con delle differenze piuttosto evidenti. Da qui vediamo quello che succede ad una cellula. Questa può andare incontro a necrosi oppure ad apoptosi. La differenza è che l'apoptosi rappresenta un meccanismo di morte cellulare programmata che può essere innescato da degli specifici segnali sia esterni sia interni. Infatti tra i vari meccanismi di segnalazione di morte cellulare si distingue una via cosiddetta estrinseca, cioè una serie di segnali che arrivano dall'esterno della cellula, e una via invece intrinseca con una serie di segnali dall'interno della cellula. Vi accenno solo ad una cosa: uno di questi meccanismi della via intrinseca coinvolge i mitocondri. Comunque, dopo questa serie di meccanismi, la cellula, come vedete, si organizza, di fatto si frammenta in una serie di vescicole, che vengono detti poi corpi apoptotici,
avviene anche ovviamente un collasso degli organelli interni, però il tutto viene organizzato nei corpi apoptotici che poi vengono fagocitati, ed è anche un modo di fatto per rendere disponibile le componenti, per esempio, della membrana, che possono tornare utili per formare una nuova cellula o un nuovo organello. E quindi, come vedete, non c'è nessuna infiammazione, perché non, con la formazione di questi corpi apoptotici noi non abbiamo mai la liberazione del citoplasma della cellula e degli organelli della cellula stessa all'esterno, che comporterebbe invece infiammazione, cosa che invece avviene in necrosi. La necrosi è un meccanismo di morte cellulare non programmata che avviene in seguito tipicamente ad anno e che comporta una lisi della cellula, che quindi di fatto avendo la membrana plasmatica rotta può liberare all'esterno il suo citoplasma ma soprattutto i suoi organelli. Il tutto porta quindi all'infiammazione. E quindi è un meccanismo molto più traumatico per l'organismo, cosa che invece non è l'apoptosi, perché appunto non provoca infiammazione. Quindi, arrivando alle nostre affermazioni, la 1 è falsa, perché entrambe, sia la necrosi che l'apoptosi, possono avvenire anche nei neuroni. Ci possono essere dei meccanismi, diciamo, di necrosi per quanto riguarda i neuroni, perché in questo caso, per esempio, possiamo avere un infarto a livello cerebrale o comunque del sistema nervoso. Per quanto riguarda l'apoptosi, questo è correlato soprattutto a determinate malattie, per cui, diciamo, la cellula, se viene danneggiata, soprattutto in certe malattie autoimmuni, e la cellula se viene danneggiata, piuttosto che vada a compromettere altre cellule, le viene indotta una morte cellulare per apoptosi, in modo da limitare il danno. La 2 anche è falsa, perché sia l'apoptosi che la necrosi possono avvenire a livello, di fatto coinvolgono la cellula, e se coinvolgono molte cellule allora si parla di livello tissutale. La 3 è vera, perché una scatena una risposta infiammatoria ed è la necrosi, l'altra no, che è l'apoptosi. La 4 anche è vera, perché come vi ho detto una è controllata, l'apoptosi, l'altra no, la necrosi. La 5 è falsa, perché entrambi sono meccanismi di morte cellulare e quindi non portano ad uno stato di quiescenza. Lo stato di quiescenza viene tipicamente indotto quando la cellula esce dal ciclo cellulare e passa nella fase G0, che è una fase permanente. Quindi, riepilogando, la risposta esatta è la B, perché sono giuste la 3 e la 4. Se non ci sono domande, cedo la parola al mio collega che vi corregge le restanti 5 domande di anatomia. Allora, con questo vai avanti, così, in giù, va avanti, in su, va indietro. Ecco. Ok, grazie. Allora, ciao a tutti, sono Michele e finiamo adesso la parte di biologia / anatomia e fisiologia. Domanda sul nodo sinoatriale. Stiamo parlando ovviamente del cuore e il nodo sinoatriale è la prima stazione del sistema di conduzione elettrica nel cuore e è il primo pacemaker del nostro cuore. Allora, la risposta corretta era l'atrio destro e è importante ricordarsi la struttura del cuore in generale e come funziona il sistema di conduzione, visto che è già capitata che sia stata chiesta, è un argomento relativamente semplice e facilmente approfondibile. Nello specifico vi ricordo che il nodo sinoatriale è un dischetto di miocardiociti differenziati, grande circa un centimetro, spesso un millimetro o due, e che ha la capacità di generare dei potenziali elettrici spontanei e
che vengono poi diramati a tutto il cuore grazie a questa struttura che è il sistema di conduzione, passando dal nodo senoatriale al nodo atrioventricolare, quindi abbiamo le branche destra e sinistra del fascio di His e infine le fibre di Purkinje. Se questo sistema di conduzione è ipotizzabile, come possiamo pensarlo come se fosse un treno, il nodo senoatriale è la locomotiva ed è quello che dà l'impulso di contrazione del muscolo elettrico. Se questo impulso viene a mancare, la locomotiva non è che si ferma, ma la seconda stazione inizia a fare la locomotiva e traina tutto ciò che c'è a valle con un ritmo di scarica più lento, ovvero abbiamo un minor numero di contrazioni, di battiti al minuto, anziché 70 andiamo a 40-50 e ancora meno se sono le stazioni successive. La risposta corretta era appunto atrio destro. Se ci sono domande, fatele, nessun problema. La menopausa. Domanda un po' spinosa, per così come è stata scritta, o meglio, le risposte erano spinose, a mio avviso. E, allora, se andiamo a commentare le risposte, è il periodo antecedente alla prima mestruazione, no, è la fase in cui la donna non è ancora fertile, bambina, quindi non poteva essere. Il periodo successivo all'ultima mestruazione era una risposta molto simile alla risposta E. E la lasciamo un attimo da parte. La risposta C è il termine con cui si definisce la prima mestruazione a seguito della quale inizia la fase fertile, non è la risposta corretta in quanto questa è la menarca. È il periodo che intercorre tra la prima e l'ultima mestruazione in cui si verificano i vari cicli mestruali, questa è l'età fertile, quindi non poteva essere. Come dicevo, la risposta B è simile alla risposta E. La risposta E è più completa rispetto alla risposta B, di conseguenza è la risposta corretta, la risposta E. Questa struttura di domanda, state attenti, perché potreste trovarvela nell'esame. Non sempre il quesito è strutturato chiedendovi la risposta giusta o la risposta sbagliata, ma può essere che la risposta da segnare sia la più giusta o la meno giusta rispetto alle altre. Quindi attenzione esattamente a quello che vi chiede la domanda. Menopausa, la cosa importante da ricordare appunto sono i crolli ormonali che ci sono nella donna e a voler essere estremamente pignoli la menopausa può essere scomposta in diverse fasi. Abbiamo una premenopausa in cui la donna sta finendo l'età fertile e comincia ad avere queste oscillazioni che vedete nel grafico. Entra nella fase di menopausa e la diagnosi di menopausa viene fatta circa un anno dopo dall'ultima mestruazione, visto che il flusso diventa irregolare ed è difficile scommettere che su quale è stata l'ultima potrebbe arrivarne un'altra, visto che è appunto irregolare. Dopodiché si arriva nella fase di menopausa conclamata, in cui la donna non è fertile. Dimmi tutto. Sulla B è il periodo, sulla E invece è l'ultima mestruazione. Sì. Allora, la risposta è il termine con cui si definisce l'ultima mestruazione, a seguito della quale il soggetto non è più fertile. Ti dico, su questo posso darti atto che non siamo stati estremamente pignoli, col senno del poi potevamo scriverla un attimino meglio. Per quel che riguarda, a voler dire, la risposta B, la risposta è difficile. La risposta è, a mio avviso, è più completa, io la darei come risposta corretta la E, anche se... Per menopausa si intende il fatto che la donna non ha più cicli, quindi è ambigua la risposta B, questo te lo riconosco. Ti ho detto, per certi aspetti sono valide entrambe, però la risposta corretta è la E, questa te la do. La potenzialità differenziativa delle cellule. Di queste opzioni la domanda chiedeva quale, prendendo delle cellule da alcuni di questi tessuti, da questi organi, le cellule staminali di questi tessuti riescono a dare delle cellule differenziate. Si chiedeva in quale di questi organi le cellule staminali danno un maggior numero di tipologie di cellule diverse, ovvero riescono a differenziare in tipologie di cellulari diverse. La risposta era il midollo osseo.
e uno ci poteva arrivare per logica pensando ai trapianti di midollo osseo nei pazienti per esempio con le varie leucemie o cose del genere. Uno poteva ragionare invece proprio nella maniera più analitica, dire da una cellula staminale del midollo osseo è una cellula pluripotente e riesco a ricavare tante tipologie di cellule diverse, dagli eritroblasti, riesco a ricavare globuli bianchi, riesco a ricavare piastrine, riesco a ricavare macrofagi, riesco a ricavare osteoclasti, riesco a ricavare tante tipologie di cellule, di conseguenza tra quelle indicate è quella che presenta il maggior numero di possibili cellule differenziate ottenibili dalla stessa staminale. Tra le altre indicate dovrebbe essere il rene, la seconda in classifica, visto che sono presenti diverse tipologie di cellula all'interno del rene. Questo abbiamo messo un breve grafico che riguarda più la parte più strettamente della biologia. Vi consiglio di schematizzarlo per impararvi le varie fasi del ciclo cellulare, visto che sono anche queste un oggetto di facili domande, cioè di domande che facilmente escono. E questa invece è la classificazione di Bizzozzero, Giulio Bizzozzero, che ha definito, ha diviso le varie tipologie di cellule che esistono nel nostro organismo, dividendole tra cellule labili, stabili e perenni, andando a vedere come si comportano le diverse tipologie di cellule in funzione del loro ciclo replicativo. Avremo delle cellule che sono in un continuo turnover, e pensiamo per esempio alle mazie, e delle cellule stabili che invece sono in una condizione non proliferativa in condizioni basali, ma se invece succede per esempio una lesione cellulare NOX, c'è una necessità di proliferazione, riescono a rientrare nella fase proliferativa, per esempio appunto gli epatociti. Invece le cellule perenni sono le cellule che hanno esaurito la loro capacità differenziativa, non riescono più a riprodursi, e per esempio i neuroni, per esempio in caso di ictus non avremo, avremo morte neuronale, i neuroni non potranno più replicarsi, ma verranno sostituiti da cellule della glia, da fibroblasti, che andranno a sostituirli e avremo un rimodellamento del circuito danneggiato. Emopoiesi, immagine niente di speciale, la risposta era B, il midollo osseo. Quale delle seguenti tipologie di cellule utilizza fisiologicamente esclusivamente la glicolisi anaerobia? In questa domanda bisognava ragionare un attimino sulla struttura cellulare di questi tipi di cellule. La risposta era i globuli rossi, e perché i globuli rossi sono una cellula molto strana, visto che quando possiamo chiamarli con questo nome non hanno più un nucleo, non hanno più i mitocondri. Non avendo i mitocondri non possono più fare possono fare solo la glicosilazione e perdono di fatto tutto il ciclo di Krebs, che è la parte di destra di questa proiezione, e riescono a sostenersi solo con la parte di sinistra, che è la via della glicolisi. Domanda strettamente anatomica questa: quale delle seguenti strutture anatomiche non esiste? Allora, l'arco aortico è la porzione dell'aorta che segue all'aorta intrapericardica, cioè l'aorta ascendente, e subito dopo inizia l'arco aortico, descritto a manico di bastone, e quindi esiste. La piramide del temporale è una delle parti, una delle tre componenti dell'osso temporale, che è quello che vedete evidenziato in rosso, si trova nella parte intracranica, e è un processo che è quello che vi sto indicando in questo momento, che appunto ha una forma vagamente piramidale a sezione quadrata, con la base che è ipotizzabile come posta nel meato acustico esterno, e si protende verso l'interno contenendo le strutture della coclea e le strutture dell'udito. Questo è il poligono del Willis, una particolare struttura arteriosa con delle anastomosi frammentali. Siamo nella base del cervello, e praticamente il flusso ematico che arriva al cervello non passa per un'arteria terminale, ma grazie a questo poligono ci sono delle anastomosi che consentono la comunicazione tra i diversi vasi, e in caso ci fosse una occlusione
progressiva di una dei rami, se ipotizzassimo di andare a chiudere questo vaso, non andremmo a causare necrosi ischemica in tutti i neuroni che sono a valle di questo ramo, visto che ci sono dei meccanismi di compenso che utilizzerebbero tutto il resto del poligono per portare l'illorazione al cervello. E questo invece che vedete in basso è il triangolo di Koch, siamo nel cuore, è una struttura anatomica, una porzione del cuore che è delimitata e descritta come delimitata dal nodo atrioventricolare, qui in basso il tendine del lembo del legamento di Todaro e è delimitato nell'ultimo lato dal lembo mediale della valvola tricuspide. È una struttura anatomica come è stato descritto una porzione del cuore. L'unica struttura che non esisteva tra quelle indicate era il pentagono di Morgagni, che abbiamo indicato scherzosamente qua. Quindi la risposta corretta, cioè la risposta da segnare, è quella che non esiste, è il pentagono di Morgagni. Se ci sono domande, sono qua anche dopo. In bocca al lupo. Ciao, sono Alberto, correggerò con voi le prime 6 domande di chimica. Allora, nella prima si chiedeva quale tra queste molecole non è una molecola che si ritrova normalmente in chimica. Ecco, l'unico dubbio che si poteva avere qua era tra la risposta A e la risposta C, perché fra la B, D e L sono molecole che si trovano abbastanza, la D è il bicarbonato di sodio, la E è l'acido solfidrico, e la B il sodio tiosolfato. Tra la A e la B in realtà la A è una molecola che si può ritrovare benché abbiamo un gas nobile. Questo gas nobile, che è lo xenon, ha la proprietà di avere un'energia di ionizzazione abbastanza bassa e ha una bassa differenza tra il livello energetico pieno di elettroni e il primo vuoto. Quindi può in realtà fare degli scambi tra gli elettroni e può prendere parte alla formazione di molecole. Quindi l'unica che non esiste invece è l'elio-2, che fa parte del primo periodo, che appunto ha tutti gli orbitali pieni e appunto non può prendere parte alla formazione di molecole. Quindi la risposta giusta, corretta, era appunto la C. Se avete domande, in qualunque momento fermatemi. Questa domanda chiedeva di ordinare i composti dal più basico al più acido. Allora qui occorreva sapere un attimo quali sono gli acidi forti e le basi forti. Tra tutti questi composti di sicuro la base più forte è l'NaOH, idrossido di sodio, mentre dall'altra parte possiamo individuare gli acidi forti come l'H2SO4 e HCl, che sono di sicuro i più forti. Mentre l'ammoniaca sappiamo che è una base debole. Infatti ha una Kappa, la Kappa sarebbe la costante di dissociazione acida, cioè la tendenza, diciamo, di un composto a rilasciare lo ione H+, che in realtà per l'ammoniaca non ha molto senso calcolarla, perché di solito per l'ammoniaca si calcola la Kb, cioè quella di dissociazione basica, che comunque quella acida è molto bassa, vuol dire che può funzionare da acido ma molto molto debolmente. Per l'HCl la Kappa è grandissima, quindi si dissocia praticamente tutto in soluzione. L'H2SO4 comunque è acido forte, l'HF è un po' più debole per questioni della dimensione dell'atomo proprio del fluoro, anche se è più elettronegativo, mentre la NaOH appunto è una base forte, quindi questo era l'ordine e la risposta corretta è appunto la E. Sì? Allora, se consideriamo la prima ionizzazione, l'HCl è di sicuro più forte dell'H2SO4. Poi sono tutti e due acidi forti, vengono comunque considerati come acidi forti. Per l'H2SO4 si può calcolare la Kappa, ma in realtà è comunque molto alta e quindi si considera acido forte.
però se consideriamo appunto la prima ionizzazione per tutti e due, l'HCl è comunque più forte e più dissociato in soluzione dell'H2SO4. Allora, l'HF non è considerato forte, è considerato acido medio, per il fatto che anche se è più elettronegativo del cloro, questo è vero, per questioni diciamo steriche ha un atomo più piccolo e quindi tende a delocalizzare la carica meno, cioè tende a tenere il protone più forte. E quindi per questa ragione è appunto un po' più debole dell'HCl che tende più a dissociare l'H+. Poi l'H2SO4 appunto viene considerato comunque forte, lo trovate come forte, però in realtà è un po' meno dissociato dell'HCl. Altre cose? Allora, le reazioni tipiche degli alcoli quali sono? La disidratazione di sicuro, si formano gli alcheni per disidratazione degli alcoli. La formazione di sali sì, è rara, però gli alcoli comunque sono acidi debolissimi che possono quindi essere presenti in forma anionica e quindi formare sali. La formazione di esteri è una reazione tipica, si fa ad esempio nei trigliceridi tra acido grasso e glicerolo. E l'AEA anche, l'ossidazione, anche questa reazione tipica, l'unica che non fanno è l'addizione elettrofila. Perché? Perché non presentano doppi legami, non presentano un legame che può essere donato ad un accettore, perché presentano tutti i legami singoli, appunto. Quindi questa è l'unica reazione che non possono fare. Quindi la risposta giusta era la C. Per quanto riguarda la reazione di combustione del butano, richiedeva di fare due calcoli però abbastanza semplici. Dunque, richiede il numero di moli di CO2 di H2O e ci dà i grammi del butano. Inizialmente bisogna calcolarsi il peso molecolare del butano, che è abbastanza facile, basta fare 12 per 4, che è quello del carbonio, cioè ci sono i calcoli, e 12 per 4 più 1 più 10, che fa 58 grammi su mole. A questo punto si calcola il numero di moli del butano, facendo il numero di moli massa fratto peso molecolare, quindi ci dava 232 grammi fratto 58 grammi su mole, uguale 4 moli. Sapendo poi che la CO2, siccome abbiamo due coefficiente stechiometrico del butano e 8 la CO2 è presente 4 volte di più del butano, e quindi faremo 4 moli che abbiamo trovato per 4, 16 moli. Invece l'acqua è presente come 10, coefficiente stechiometrico, e quindi avremo 4 per 5, in questo caso 20. Quindi la risposta è esatta sarebbe la C, 16 e 20. Dimmi. Forse in questa risposta non l'avevamo considerato, cioè avevamo fatto soltanto i calcoli, così facendo i calcoli veniva questo. Può darsi che sì, potrebbe essere. Allora, abbiamo detto che siccome non diamo i grammi di CO2, diamo per scontato che sia in eccesso essenzialmente, e quindi non si pone il problema perché appunto non diamo i grammi, e quindi poi con i calcoli troviamo appunto questo risultato. Comunque, se poi ho dei dubbi ci troviamo qua, va bene. Allora, questa domanda richiedeva di dare l'ordine dei riempimenti degli orbitali. Dunque, le regole per fare questi esercizi
La regola potrebbe essere di disegnarsi questo schemino che vedete. Essenzialmente, sapendo il principio di riempimento che ha energia minore l'S, poi superiore il P, e poi superiore il D, e poi l'F, si può fare in orizzontale questa successione dall'1 al 7, e poi il riempimento, cioè l'ordine di riempimento, e poi tracciando le diagonali per ogni riga praticamente, e si riesce appunto ad ottenere, cioè 1S, 2S, 2P, 3S, eccetera, eccetera. Questo è il metodo, diciamo, da fare molto più facile in queste domande che comunque possono capitare. E in questo caso particolare, per il principio di sovrapposizione degli orbitali, abbiamo che dal 3S avremo quindi il 3P, e poi il successivo non è il 3D, però, perché il successivo orbitale ha energia minore, il 4S, e poi quindi abbiamo dal 4S il 3D in questo caso, 4P, e poi la cosa si ripete, quindi avremo 5S, ancora 4D e poi 5P. Anche se A orbitale riempito, ad esempio 4S e 4P, il 3D scende di energia e quindi il livello di valenza esterno comunque rimane il 4. Quindi soltanto A riempimento, il 3D rimane a energia superiore, quindi si riempie prima il 4S. Poi A orbitale riempito, quelli che consideriamo comunque gli elettroni di valenza, cioè quando abbiamo le molecole, consideriamo comunque gli elettroni più esterni, quelli del 4P e del 4S, che rifanno il guscio esterno. È una convenzione, diciamo, che si è usata per ordinare gli elementi, ecco. Quindi la risposta corretta era la B. E la prossima domanda, se non ci sono cose. La prossima domanda chiedeva di dare nome, IUPAC, a questo composto organico. Allora, intanto vediamo che è un alcol e si dà la numerazione della catena carboniosa a partire dal primo carbonio vicino al gruppo funzionale. Quindi numerando il composto verrà appunto nella catena che dove in ogni vertice consideriamo un carbonio, avremo, considerando o una parte o l'altra, comunque tre carboni, quindi sarà un prop come nome. E il gruppo metile è in posizione 2 comunque, e quindi il nome della molecola sarà 2-metil-1-propanolo, perché il carbonio che consideriamo è quello vicino all'OH, quindi la risposta esatta è la B. Se non ci sono altre domande, passo la parola al mio collega. Ciao, io sono Antonio e vi correggerò le ultime 6 di chimica. Allora, in questo quesito era necessario avere una buona padronanza e una buona conoscenza dell'unità di misura con cui si esprime la concentrazione, e qui vi sono tutti i calcoli caso per caso. E quindi vediamo che nella soluzione 1 molare, utilizzando la formula volume per molarità per il peso molecolare, otteniamo la massa, che è 83 grammi. Nel secondo caso, in cui è espressa la concentrazione massa su volume, che ricordo essere grammi di soluto su 100 ml di soluzione, otteniamo che la massa del soluto è 100 grammi in un litro sempre. Poi in quella al 5% massa su massa vediamo che, e ricordo anche qui che la percentuale esprime i grammi di soluto su 100 grammi di soluzione, la massa appunto risulta essere 50 grammi. Nella soluzione A, e qui un appunto, utilizzo 1000 grammi come massa della soluzione, perché essendo una soluzione acquosa posso considerare la densità 1. E nella soluzione 0,5 molale, ricordando che la molalità è il numero di moli sui chilogrammi di soluzione, e anche qui adottando che la densità sia 1, ottengo alla fine 41 grammi e mezzo. E nell'altra opzione la E non c'erano calcoli, perché diceva già che erano 50 grammi, e quindi risulta essere corretta la opzione B.
in questa si parla di reazioni spontanee. Ripassando brevemente, la spontaneità di una reazione si verifica quando il delta G è minore di zero e il delta G viene calcolato come delta H meno T delta S. Quindi andando ad analizzare le varie opzioni, può avere delta G maggiore di zero? Non è possibile per definizione. Delta H ha sempre segno negativo, questo non è detto perché c'è il termine meno T per delta S che potrebbe far risultare il totale negativo. L'equilibrio della reazione è spostato a sinistra, anche questo è falso perché una reazione spontanea ha l'equilibrio spostato verso destra, appunto nel senso in cui è scritta la reazione. Delta G maggiore di delta H, anche questo non è necessariamente vero. E risulta infatti essere corretta la opzione D, che è delta S, può essere sia positivo che negativo, e appunto perché c'è il termine delta H che influisce sulla somma. Allora, la prossima domanda: quale delle affermazioni riguardo elementi e tavola periodica errata? Appunto richiedeva la conoscenza della tavola periodica. Anche qui si può andare ad esclusione e individuare la risposta non corretta, cioè errata, che è l'opzione D, perché dice che metalli di transizione è sinonimo di semimetalli. Questo non è vero perché i metalli di transizione sono quelli del blocco D, mentre i semimetalli sono quegli elementi che nella tavola periodica si trovano tra i metalli e i non metalli e hanno delle proprietà e delle configurazioni elettroniche completamente diverse. In questo quesito, che chiedeva quale affermazione riguardo i metalli è corretta, anche qui sono tutti solidi, analizzando una possiamo dire la A, che è sbagliata perché non sono tutti solidi a temperatura ambiente, l'esempio più lampante è quello del mercurio. Poi sono tutti elementi ad altissimo peso atomico e questo non è vero perché ad esempio il litio e il sodio hanno bassi pesi atomici. Gli atomi possono muoversi liberamente all'interno del campione. Questo è sbagliato perché non sono gli atomi che si possono muovere liberamente all'interno del campione, ma piuttosto sono gli elettroni. Infatti gli elettroni nei metalli non sono legati fortemente al nucleo e quindi formano quella che viene chiamata nube elettronica. Il legame tra gli atomi è ionico, questo è falso, perché non si tratta, ad esempio, come in un sale che una specie acquista un elettrone mentre l'altro la perde, e quindi risulta essere giusta la E, che gli atomi sono disposti in modo da formare un reticolo cristallino, che è una delle definizioni appunto di metallo. La successiva: una mole è una quantità di materia che contiene, andiamo subito a dire quella giusta, che è la D, 6,022 × 10⁻³ particelle. E questo è il numero di Avogadro e insomma è importante saperlo, e è importante anche notare che non si tratta solamente di molecole nel campione, ad esempio nella mole, ma particelle in generale, infatti possiamo parlare di ioni o atomi, qualsiasi particella, insomma. L'ultima domanda chiedeva di bilanciare la reazione, e questa reazione è abbastanza semplice, per cui si può analizzare le varie opzioni e contando semplicemente gli atomi a sinistra e a destra, e facendo così si ottiene che la risposta esatta è la C. Vi ringrazio e buona fortuna. A posto. Come si manda? Scusate. Sì. La 48
non ho capito. Ok, te la ripeto. Allora, nella 48, allora, si tratta di reazioni spontanee. Una reazione spontanea è appunto tale quando il delta G è minore di 0 e il delta G viene calcolato come delta H meno T per delta S. Quindi analizzando le varie opzioni, escludiamo la A perché contraddice appieno la definizione proprio di reazione spontanea. Poi la B, delta H sempre segno negativo, e questo può essere, può non essere vero, perché anche se avesse, cioè, anche se avesse segno positivo, il termine meno T per delta S può portare il delta G a essere comunque negativo. Poi l'equilibrio della reazione è spostato a sinistra, e questo è falso perché se una reazione spontanea viene nel senso in cui è scritta, da sinistra a destra, quindi sarebbe spostata verso destra. E delta G è maggiore di delta H, anche questo non è vero, perché cioè, si tratta di matematica sostanzialmente in quest'ultima frase. E quindi risulta essere corretta solo la D, che è delta S, può essere sia positivo che negativo. Cosa? Sì, però c'è scritto, non, cioè generalmente sì, però può essere sia positivo che negativo. Ok. Sì. Sì. No, perché cioè in effetti se anche a cioè io adesso sto andando un po' a logica, perché è un caso che in effetti non mi è mai successo di trovare, però essendo che sia cioè essendo che è liquido, è difficile pensare che formi un reticolo cristallino, non so se capisci cosa intendo, però dopo se magari vuoi fermarti guardiamo se troviamo qualcosa. A posto, vi ringrazio. Salve, sono Riccardo e correggo la parte di matematica e fisica. Allora, un triangolo equilatero e un cerchio hanno la stessa area. Qual è il rapporto fra il quadrato del raggio del cerchio e il quadrato del lato del triangolo? Allora, per risolvere questo problema, il modo migliore era quello di scrivere che l'area del cerchio è uguale all'area del triangolo. Quindi scriviamo che r alla seconda pi greco è uguale a l alla seconda per radice di 3 fratto 4. E facevamo l'equivalenza, portavamo l l alla seconda a denominatore a sinistra e il pi greco a denominatore a destra. E quindi veniva fuori che r alla seconda fratto L alla seconda è uguale a radice di 3 fratto 4 pi greco. Avete qualche domanda? Come avete trovato questa domanda? Era semplice, cioè era geometria delle medie. Passiamo alla domanda 54. Allora, in un conto bancario è presente una certa somma di denaro che frutta un interesse proporzionale a tale somma. Alla fine dell'anno gli interessi ammontano a 60 euro, che vengono versati nello stesso conto, quindi l'anno successivo il conto avrà la somma iniziale più 60 euro. E l'anno successivo gli interessi saranno di 63 euro. A quanto ammonta la cifra iniziale? Allora, quant'è che hanno fatto, penso di averla fatta giusta questa? Cioè, allora, per risolverla andava fatto... bisognava guardare gli interessi. Il secondo anno erano 63 euro, quindi 3 euro più dell'anno precedente. E la somma del conto è aumentata di 60 euro. Quindi quei 3 euro sono, possiamo dire, gli interessi su quell'aumento di 60 euro. Quindi facciamo che 3
su 60 è il 5%, e quindi sapevamo che 60 euro era il 5% della somma iniziale. Facciamo una proporzione in cui x sta a 60 come 100 sta a 5, e veniva fuori che x era 1200. Allora, guardiamo le risposte. Allora, dire che la risposta è bisogna conoscere il tasso di interesse per determinare la cifra iniziale è sbagliata, perché il tasso di interesse si può calcolare sapendo che aumenta di 3 euro su 60 euro. E quindi facendo 3 diviso 60 si calcolava il tasso di interesse e si calcolava la somma che era 1200. C'è qualcuno che ha qualche domanda su questa, su questo quesito? Posso andare avanti? Ma vado avanti. Sì, la risposta era di 1200. E passiamo alla domanda 55. Un oggetto viene lanciato con un angolo di con un angolo di 30 gradi rispetto al suolo, con una velocità di 20 metri al secondo. Dopo quanto tempo raggiunge la massima altezza? Allora, per prima cosa bisognava andare a vedere quant'era la componente verticale di questa velocità di 20 metri al secondo. Quindi facciamo 20 metri al secondo per seno di 30, che è 0,5, viene fuori 10 metri al secondo. La componente orizzontale possiamo trascurarla perché non ci serve per risolvere il problema. Quindi noi sappiamo che un oggetto viene lanciato verso l'alto con una velocità di 10 metri al secondo. Sappiamo che nel punto più alto la velocità è 0. Quindi possiamo mettere che la velocità iniziale, che la velocità finale, è uguale alla velocità iniziale meno g per t. Meno g per t. Quindi sappiamo che la velocità finale è 0, quindi 0 uguale 10 metri al secondo meno g per t. Quindi viene fuori che 10 metri è uguale alla gravità, meno la gravità, quindi che possiamo mettere come 10 metri al secondo, cioè approssimatela tranquillamente in questi calcoli, a 10, per il tempo. Quindi il tempo veniva fuori che era un secondo. Vedete qua in fondo come va risolta. Se volevate complicarvi la vita, potete farla anche con l'energia cinetica, mettendo che l'energia cinetica si trasformava in energia potenziale, quindi trovavate l'altezza che è di 5 metri. E quando avevate l'altezza di 5 metri, potevate fare che la y finale è uguale all'y iniziale più v0y per t, quindi velocità iniziale per t, più un mezzo gt quadro. La y iniziale è 0, quindi viene fuori che 5 metri è uguale a 10 metri al secondo per t, che è la velocità iniziale, più 5, che è l'altezza massima, che è più 5, che è, scusate, 5 che è un mezzo per g, che abbiamo detto che la poniamo come 10, e veniva fuori un'equazione di secondo grado che si risolveva così. Ci sono domande? Andiamo avanti. Era la B, circa un secondo. Domanda 56. Meno 5 logaritmo naturale di la x. Allora, il logaritmo naturale è un logaritmo che ha come base e. Quindi il logaritmo naturale di e di la x è uguale a x. E quindi possiamo dire che è uguale a 5x, è sbagliato perché è uguale a meno 5x, perché c'è il meno davanti. È uguale a ln di lx fratto 5? No. Anche la c è sbagliata. È una funzione sempre crescente? No, perché abbiamo detto che meno 5 è lx, che quindi no, è decrescente perché c'è un meno davanti. Esiste per ogni x appartenente a r. Allora, in questo caso andava fatto che la condizione di esistenza di un logaritmo naturale, quindi che ha base positiva, esiste se lx è positivo. E è un numero positivo. Un numero positivo elevato alla x, anche se è negativo, rimane comunque positivo. Quindi questa funzione esiste per ogni x appartenente a r. Quindi la risposta corretta era la e. C'erano domande su questa? Allora passiamo alla domanda successiva. Allora, domanda 57. In una funzione surriettiva, allora, una funzione surriettiva è una funzione in cui ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio. Quindi vedete in questo grafico che x è il codominio, ogni elemento di x parte almeno una freccetta che va in un elemento di y.
Quindi, anche qua, vedete nel grafico, qua nel piano cartesiano, che ad ogni x, cioè ogni punto dell'asse x, corrisponde una y. E qui bisogna sapere la definizione, alla fine non è che si potesse fare tanto altro. Ogni elemento del dominio è immagine dell'elemento del codominio, no, è il contrario, ho detto, quindi è la B. Ogni elemento del codominio è immagine di un elemento del dominio. È biettiva? No. Perché una funzione è biettiva se è sia suriettiva che iniettiva. Quindi la D, che è anche iniettiva, che è sbagliata. Quindi c'è scritto anche suriettiva, scusate, un errore nelle slide. Tutte le precedenti sono corrette? No, perché è corretta solo la B. Allora, una carica elettrica in movimento genera un campo magnetico quando? Allora. Sì, scusate, è un errore che abbiamo sbagliato di battitura. Perché alcune le avevamo già stampate, altre no. Scusate che devo solo scritto dappertutto magnetico, se non volevo avere corretto. Allora, un campo magnetico, quando c'è una carica elettrica, percorre un conduttore lineare avvolto a spirale per formare una bobina. Allora, in questo caso, una carica elettrica, quindi un filo in cui passa corrente elettrica, produce un campo magnetico. Però non solo in questo caso, una carica elettrica produce sempre un campo magnetico, anche quando non attraversa un conduttore. Quindi possiamo dare, per esempio, qui è una bobina in cui un solenoide in cui passa corrente elettrica, quindi carica elettrica, e si genera un campo magnetico. In un filo il campo magnetico si genera circolare attorno al filo percorso da corrente. Invece in una carica elettrica si può calcolare il campo magnetico che è dato da questa formula, scusate. Quindi possiamo dire che in ogni caso una carica elettrica forma un campo magnetico. E quindi la risposta corretta era la D, è sempre. Scusa? Nel caso in cui ci fosse un campo elettrico, puoi dire che una carica elettrica comunque produce sempre un campo elettrico. Infatti, quando una carica elettrica si muove nello spazio, genera un campo elettrico e un campo magnetico che sono perpendicolari fra loro. Quindi anche in quel caso potevi dire sempre comunque genera un campo elettrico. Di certo non è mai perché una carica elettrica forma un campo elettrico. Quando passa un conduttore sì. Quando un filo elettrico produce un campo elettrico e anche un solenoide oppure una bobina produce un campo elettrico, solo che è sempre perpendicolare al campo magnetico. Comunque la risposta corretta era sempre. Allora, domanda 59. L'energia necessaria per portare un oggetto da fermo alla velocità V rispetto all'energia necessaria per portarlo dalla velocità V alla velocità V1, che è il triplo di V, vale... Allora, in questo caso bisognava calcolare l'energia cinetica del corpo. Nel primo caso l'energia cinetica è un mezzo mv alla seconda. Se per esempio poniamo che la V è 1 e la massa è 1, l'energia finale è un mezzo per 1 alla seconda, che fa 0,5. Nel caso sia la velocità sia il triplo, bisogna fare un mezzo per 1 per 3 alla terza, che fa 9, che viene fuori 4,5. 4,5 meno 0,5 è uguale a 4. Quindi 4 è 8 volte 0,5, quindi è un ottavo. Cioè l'energia per portare un corpo dalla velocità 1 rispetto alla velocità 2, che è il triplo, è un ottavo. Questo è perché la velocità va elevata al quadrato. Ci siamo? Avete domande su questo punto? Posso procedere? Quindi la risposta corretta era un ottavo. Domanda 60. Lo so, il problema è che abbiamo stampato, che ci siamo accorti dopo che c'era un errore, abbiamo stampato una parte dei fogli prima. Scusa, non mi sono accorto, se non l'avrei corretto in aula. Credevo fosse tutti un ottavo. Ci fosse scritto dappertutto un ottavo. Quale dei seguenti insieme comprende tutti gli altri? Allora, insieme dei numeri razionali, insieme dei numeri naturali, insieme dei numeri razionali, insieme dei numeri reali e insieme dei numeri complessi. Allora possiamo dire che i numeri naturali sono i numeri interi maggiori di 0.
quindi sono un insieme ristretto di numeri. I numeri razionali sono tutti i numeri ottenibili da una frazione, quindi con un numero finito di cifre dopo la virgola. E quindi già questo insieme dei numeri razionali comprende i numeri naturali. Quindi i numeri naturali i numeri razionali comprende i numeri naturali, quindi anche un numero come 2 che sia naturale che razionale. I numeri irrazionali sono quei numeri la cui parte decimale non termina mai forma una sequenza periodica, ad esempio la radice di 2. Quindi è un numero che è un numero infinito di cifre dopo la virgola, che non è neanche un periodico, quindi possiamo dire che deve essere approssimato per forza. I numeri reali possono essere descritti in maniera non formale, e come i numeri ai quali è possibile attribuire uno sviluppo decimale finito infinito, come abbiamo detto prima. I numeri complessi sono numeri formati da una parte immaginaria e da una parte reale. La parte immaginaria è un numero che praticamente è immaginario perché è come la radice di un numero negativo e viene scritta come i che corrisponde alla radice di meno 1. Quindi un numero complesso sia una parte immaginaria che cioè il numero complesso comprende sia i numeri immaginari che i numeri non immaginari e quindi un insieme comprende tutti gli altri. Quindi la risposta complessa e la risposta giusta è che l'insieme più grande comprende gli altri insieme dei numeri complessi. Io ho terminato, avete domande su questo? Cioè no, questa è una questione di conoscenza, di matematica, non c'era nessuna abilità aritmetica o altro. Io ho terminato, buona fortuna per il test e tanti auguri. Prego. Ragazzi, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo che vi è arrivata una mail da compilare per esprimere i vostri suggerimenti sul test di oggi e sulla correzione. E vi ricordo che il 1 agosto, ore 14, apre sul nostro sito l'iscrizione ai precorsi di agosto. Siate celeri che i posti, no, non dico 30 secondi, ma un minuto sono finiti. Buona giornata.